Ed eccoci in live, ragazzi, ben trovati su Crystal Cross Gaming, il canale Twitch, con un nuovo appuntamento con i nostri talk serali, l'appuntamento che va da lunedì al venerdì con attualità videoludica. Vediamo spesso dei video, facciamo delle reaction ed è questo il caso perché ho sgamato un video veramente molto molto interessante che voglio vedere proprio insieme a voi, e poi a volte facciamo altri tipi di attività e a volte giochiamo. E beh, questa è un'altra di quelle live un po' miste perché stiamo anche continuando Astrobot, d'accordo? Detto questo, ragazzi, siamo in live, come vi ho detto, su Twitch e anche su YouTube in formato vertical, e non più su TikTok perché mi sono picconato i coglioni di TikTok Studio. Forse ci andrò in live soltanto una volta a settimana durante la serata community, vabbè, vediamo, devo ancora decidere. Quindi, benvenuti a tutti. Ciao Dainon, ciao Cavagnao, Zanfaus, Italian Ace, Toti, Motenai, buonasera a tutti, soprattutto a Chris Sailor Mars. Bravo, 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 ricordalo sempre. Un giorno però sappi che potresti pentirti del fatto che tutto ciò si potrebbe avverare. Luca 91, ciao. Alberto Meleleo, grazie mille della sub con Prime, grazie di cuore. Fragor, ciao Moni. Ciao Tommy, Tom Arloschi, Pier Flavio, benvenuti, benvenuti. Ma se a Chris pensi parlare a nome di, spero tutti, e dire che ti si vuole bene e non ti vuole che te la prende il diavolo. Grazie mille, grazie, grazie di cuore. Abbiamo bannato un'altra volta? No, stavolta no, devo dire. Mi sono semplicemente rotto le balle di TikTok Studio. Perché per andare in live su TikTok devo fare un giro un po' assurdo, per andarci con la qualità che voglio, e mi sono rotto le balle. Cioè, per esempio, l'app di TikTok Studio si aggiorna molto di frequente, tipo una volta a settimana, e tutte le volte che si aggiorna devi rifare il login un'altra volta, devi prendere il telefono, mettere il codice QR, aprire TikTok, premere ok, aspettare, dare l'ok sul programma e riparte. Questo almeno una volta a settimana, mi sono rotto le palle. Senza poi contare che è difficile monitorare la chat, devo usare programmi terzi. Io due coglioni. Io lo faccio solo perché voglio arrivare a 10k su TikTok di followers, perché mi serve, perché mi è utile, perché si sbloccano alcune cose, però poi una volta fatto questo non ci andrò mai più in live su TikTok con tutta probabilità, ok? L'app si chiama LFDM, dovrebbe esserlo e in realtà no, non si chiama così, e per questo ulteriormente mente, scusate il gioco di parole. Sixala, ciao. Marga, ma poi questi programmi che chiedono di fare un aggiornamento ogni due giorni sono molto sus. Non lo so, ragazzi, cioè a me fa piacere che si aggiornino, e francamente TikTok Studio è meglio di quanto era una volta, però anche no. ABC, ciao Elisa, ciao Simone, ciao Gennaro, buonasera, appena visto qualche anno fa hai provato Aired Gun e Cromunda, me lo consigli, visto stile molto Doom? Purtroppo ti devo dire di no, perché l'ho trovato un tantinello mediocre, cioè proprio come game feel, come gameplay. Se ti piace tantissimo il mondo di Warhammer 40.000 e ti affascina l'ambientazione e tutto quanto, magari ci puoi passare sopra. Io l'ho provato, però non ho voluto continuare. Mai provato Seven Days to Die? Ne vale la pena, fidati? No, quello non l'ho mai provato, effettivamente. Ciao Mizar. Ciao Stefano. Sto perso l'inizio, che è successo su TikTok? Niente di che, mi sono rotto le balle di TikTok Studio, che è l'unico modo per fare delle live su TikTok di qualità. E lo odio il programma. Poi c'è sta cosa che se lo lasci in background per troppo tempo, ogni tot ti fa sti trilli che ti spaccano le orecchie, tipo oh mi raccomando risolvi questo captcha per dimostrare che sei ancora in live. Ma vaffanculo, si vede che sei tecnico del suono, secondo me è una qualità eccezionale, grazie mille. Potresti spiegare in due secondi se regole qualche impostazione o solo un microfono ultra professionale? Grazie mille. Allora, se volete ve la faccio la spiegazione del mio audio. Questo è un Rode PodMic, entra in una Focusrite Scarlett di terza generazione, quindi roba molto alla portata di tutti, grosso modo. E poi su OBS uso però, e questa è la differenza perché in pochi lo fanno, uso un VST, ovvero carico il VST loader interno di OBS e metto la channel strip di Shaps della Waves, che è uno strumento da tecnici del suono. Anche questo costa poco, è alla portata di tutti, con cui regolo tutto quanto, principalmente la compressione, però c'è un pochino di saturazione, un pochino di equalizzazione, un po' di de-esser, e quindi niente, questa è la qualità del mio audio, ecco perché si sente così bene. Ma non è tanto difficile, un giorno mi sa che faccio un tutorial. Ah, ciao Luigi, dai con la spiegazione, fatto, visto? Scar, grazie mille della sub con Prime e grazie anche del follow. Giorgio, buonasera, buonasera.
Una storta, ciao. Sei un audiofilo? Non particolarmente, devo dire. Nel senso, lo sono quel che basta per lavorare, ma per sentire bene quello che faccio. Se uno sta niente, sembra che stia evocando Cthulhu. No. No, no, non è così difficile. Ma che lingua hai parlato? Roba da tecnico del suono ed è, tranquilli, è piuttosto facile. Giso, ciao, benvenuto. Non ho capito niente. Vabbè, ci sta, ragazzi. Se non siete pratici neanche un po' dell'ambito, ci sta. Però per chi vagamente se ne intende è roba molto semplice. Ciacalaca, ciao. Bambini di litio, benvenuti in chat. Ragazzi, siccome sto iniziando il turno di notte a lavoro, ti tengo in background come compagnia. Grazie mille, felice di farti compagnia. Starfield, c'è qualche DLC imprevisto? Certo, uno è appena uscito. Come sai che se come va? Diciamo che... il sonno va meglio. Però, niente, sono ancora un po' provato. Devo dire che passare 2 mesi di insonnia tira e molla mi ha provato. Di solito è il momento in cui stacco proprio per esaurimento, ma adesso non lo posso fare perché sarebbe mostruosamente stupido da parte mia e anche perché ci sono tante cose da fare. Giochi a Roblox? No. Ascoltare musica con impianto hi-fi? No, uso le casse monitor, quelle che uso per lavorare, cioè come tecnico del suono. Una canzone extreme metal conviene per la chitarra fare 2 canali, una a destra e una a sinistra? Certo che sì. Oppure direttamente in stereo? Assolutamente no. No, traccare 2 volte. Le chitarre ritmiche vanno, sottolineo, vanno suonate 2 volte. Il trucchetto della chitarra stereo va bene soltanto se stai scrivendo, se stai buttando giù idee. Ma quando registri qualcosa, assolutamente. Una traccia chitarra left, una traccia chitarra right, per le ritmiche. Vi riassumo, mette la supercazzola prematurata anche per 2 nei fuochi fatui, per collegato lo scappellamento a destra al gingillo, metro e siete a posto. Sì, la ricostruzione è assolutamente perfetta. Allora, ragazzi, che state giocando di bello? Perché di cose ne sono uscite e soprattutto, ora che è il 2 ottobre, siamo alla vigilia del delirio in cui comincerà a uscire praticamente di tutto. Ah, a proposito, ancora non mi è arrivato Zelda. Maledizione. Così mi si accavalla sicuro con le altre cose. Non vedo l'ora che esca Neva, anche io. Stratocaster, Fender, Gibson, qual è la migliore chitarra? Quella con cui ti trovi meglio e cui ottieni il risultato che tu vuoi. E tra parentesi, non esistono soltanto Fender e Gibson. Soprattutto la seconda, che ormai da tanti anni sta decisamente deludendo per qualità. Ah, Zelda, ok. Sifu sul Game Pass? Wow, ok. Ok, dopo le patch varie, ora c'è il livello di difficoltà e hanno cambiato un po' di cose. Io l'ho giocato al lancio, è stato veramente... Le imprecazioni sono volate a destra e a manca. Kaioki, benvenuto. Retro Gaming, il primo Mario e Luigi, primissimo, ok. Aspetto Silent Hill 2 Remake, ok, quello lo giocherò anch'io. Recuperando Dead Space Remake, fighissimo. Ho ripreso il Divers 2, ci sta. Esci di tutto e io sto giocando a Pillars of Eternity. Vabbè, chi se ne frega. Ognuno gioca quello che vuole. The Witcher 3, mio grosso recuperone che devo fare. Alessandra, io gioco a titoli quadrupla di Ubisoft. Quindi Skull and Bones o Outlaws. Se ti diverti, buon per te. Messo un attimo in pausa a Final Fantasy 14 e sto giocando in Notria. Niente, qualche problema tecnico, ho preso parecchio. Vedrete un contenuto. Quanto costa il livello Game Pass che ti fa giocare giochi al day one? È l'Ultimate. E, oddio, quant'è il prezzo aggiornato? Non me lo ricordo più. È aumentato un pochino di prezzo, però secondo me è uno degli abbonamenti più convenienti per quello che offre. Io voglio Neva e sono incuriosita da Silent Hill 2, anche se ho paura. Al momento sto giocando a God of War 2018, lo sto recuperando. Ci sta perfettamente. 17,99 se non sbaglio, qualcosa del genere. Sì, 17,99. Ok. Era una battuta, vabbè, immaginavo, però, nel senso, cioè, Outlaws ad alcuni è piaciuto, anche Skull and Bones, però quello ancora meno. Ho letto il nuovo Yakuza ambientato nell'era dei pirati, vero? Sì, anno prossimo. C'è stato un bel aggiornamento su Warframe, con tanti nuovi Warframe, il 58esimo e molta quality of life in game. Sì, ne stavano parlando di questo grosso aggiornamento che c'è stato e niente, contento per chi ci gioca. Anch'io giocherò Silent Hill 2, visto che il primo non l'ho giocato. Neanche io. Sono praticamente... Diciamo... No, il primo Silent Hill l'ho un po' giocato da un amico. Però non più di questo. Già di Nano, grazie del follow. Eli Baby, buonasera, buonasera. Kunitsugami l'ho giocato tutto. È molto carino.
non per tutti, però un po' peculiare. Alcune cose non mi sono tanto piaciute. Però è particolare e mi piace che esistano questi progetti. La recupererai l'HD Collection di Metal Gear? No, penso di no. Penso che attenderò i remake. O penso che farò esattamente come ho fatto per Resident Evil. Aspetto i remake. Così prendo due piccioni con una clava. Gioco a un gioco nuovo e faccio anche un recupero. Life is Strange esce questo mese? Sì, nella fattispecie, ed è uno dei giochi che attendo di più, il 29. Già, proprio così. Chi lo sa che cosa scapperà fuori, non ne ho proprio idea. Ok. Il primo Silent Hill avevo ancora i capelli. Vabbè, è passato tanto tempo. Ti seguo quando facessi il video di Cyberpunk, mi stupisce la tua costanza, soprattutto la tua regia, che in pochi hanno, come anche la tua furbizia e l'ottimizzazione dei tempi quando registri. Grazie mille. Sì, la costanza quella assolutamente. E se non soffrissi di insonnia e più altre cosettine, sarebbe anche di più, probabilmente. Buonasera, chi secco, ti avrò qualcosa da fare a mia serata. Perfetto, ci siamo. Devo assolutamente giocare a Frostpunk 2. E l'ho provato, mi è passata la voglia di ancora continuarlo, perché è veramente bastardo e tanto diverso dal primo, più di quanto mi aspettassi alla fine. E quindi niente, lo recupererò più avanti probabilmente. Posso chiederti che matita usi? Che l'eyeliner, cafonissimo. È il Rimmel London Scandalize, si chiama, tutto un programma. Sei un cowboy, esatto. Davide, buonasera. Tanto sbaglio che Life is Strange il primo non c'è più sul Game Pass. Oddio, non so se c'è sul Game Pass, però anche in caso non ci fosse, comprare la chiave su Steam o altrove, cioè, lo trovi molto facilmente. Ah, a proposito, è uscito la remastered del primo Life is Strange, in effetti. Ho bivicata, grazie mille della sub, grazie del follow, volevo dire. In, grazie della sub con Prime, grazie di cuore. Ciao, qui secondo me i Sparking Zero hanno mostrato veramente troppo tra roster e modalità, cioè potevo lasciare un minimo di hype per quanto... In effetti hanno mostrato praticamente di tutto. è vero. Astrobot, una perla unica esclusiva per PS5 che merita una bomba. È stato praticamente anche per me lo stesso, e sì, e lo stiamo ancora continuando, lo sto platinando praticamente. Odio i sionisti fascisti, i miei ascolto in televisione, mi rifugio dalla tua live che almeno parla di cose che condivido. Potrei darti una piccola delusione in alcuni casi, forse, però va bene. Non mi dire che ci sia veramente bastardo, che palle. Sì, no, allora, Frostpunk era bastardissimo anche il primo, assolutamente. Giocato il primo Ni No Kuni? No, Ni No Kuni non l'ho mai giocato. Giordano, grazie della sub con Prime, grazie di cuore. Ultimamente ho molta paura dei remake. Vabbè, alcuni l'hanno cannati, però in genere molti li stanno facendo benino. Di fare una clip con tutte quelle domande che iniziano con "ma sei". Sai che me lo state chiedendo in tanti di fare una sorta di best of. Mo' ci sto pensando. Tante aspettative per The Witcher 4, che penso di aspettarmi di meno dopo che il 3 è stato un capolavoro e mi aspetto tanta roba. Ma guarda, è uno di quei casi in cui The Witcher 3 è considerato praticamente da tutti un capolavoro e una delle pietre miliari moderne del videogioco, no? E CD Projekt lo sa, ok? Quindi, nel realizzare The Witcher 4, sanno benissimo che l'aspettativa è alle stelle degli utenti. È un po' come GTA 6. Sappiamo tutti che cos'è, e cos'è stato e cos'è tuttora GTA 5, no? Rockstar sta lavorando per, a detta loro, bissare. Non li festeggiando per i campi profughi bombardati, no. Però per qualcun altro sì. Nello specifico uno. Buonasera Chris, novità per la serata Halloween? No, non ancora, non ne ho idea. Anche perché purtroppo lo stesso giorno esce anche Dragon Age The Veilguard. Ora, se me lo danno in anticipo, io lo registro un pochettino in anticipo, faccio un po' di contenuti e il giorno stesso vi posso portare una serata a tema, magari mi sento anche con Agne, eccetera. E però se il giorno stesso non riesco a giocarlo prima di un tot, mi sa tanto che, ragazzi, devo portarvi Dragon Age, ok? Al day one. You are Italian, Francesco, sì. Lo senti probabilmente dalla lingua che parlo. Salve messere, ciao Antonio.
Ciao Baldox, ciao Lunavi, grazie mille, grazie mille. Adesso compro, non bisogno, il mio fa cagare. Ma quello è piuttosto ignorante. Io sono una persona che non se ne intende affatto di make-up, contrariamente a quanto uno potrebbe pensare, perché il mio in realtà è iper mega semplicissimo. Prima o poi capiterà di fare una collaborazione con un canale di make-up, quello vero, che dice guarda, ecco il trucco un po' goth adatto a un uomo, e magari lo si fa bene, perché in realtà non lo faccio bene. Ah, ti sosterrò molto presto su Patreon, mi piace il tuo lavoro, meriti tanto. Grazie mille, grazie di cuore. Se ci saranno altri giochi in futuro belli di Star Wars? Beh, prima o poi sì, cazzo. Spero. Siete come la mia seconda famiglia. È la miseria. Benvenuto. Sei gay, emo, cowboy e much more, tutto insieme. Maestro. No, qualcuno sta cominciando a chiamarmi maestro, la cosa mi mette un po' in imbarazzo. Che parli sempre della guerra, dobbiamo parlare, io evito sempre, ragazzi. Però capisco che in certi momenti c'è qualcosa che può colpire tanto e quindi, diciamo, qualcosina trapela anche in una live di videogiochi, ci sta. No, non me ne lamento, ok? Non vi dico, guai a voi se nominate una cosa. Vi dico semplicemente, ragazzi, qui stiamo parlando di videogiochi, eccetera. Però ogni tanto il commentino ce lo faccio. Non voglio essere troppo... insomma, rigido su questa cosa. In fondo, cioè, sono rigido con chi rompe coglioni, quello sì. Ma per chi vuole parlare di una cosa, diciamo, inappropriata, non si dice con tranquillità, ragazzi, non è mica un problema. Buongiorno Top, ti ascolto sempre da traffico sul furgone. Mi fa molto piacere questo, mi fa molto molto piacere. Sono tanti i ragazzi e ragazze che mi ascoltano la mattina mentre vanno al lavoro o mentre sono al lavoro. Il gioco dove impersoniamo Darth Vader? Sai che quello... guarda, bisogna farlo bene, una cosa del genere, sì. Ah. Malefix, benvenuto in chat. Buonasera, compaesano. Ciao, Uscole e Varnelli per tutti. Perfetto. Mi gradirei vedere Dragon Age in diretta, sono curiosissimo. Ma io penso di preregistrarlo, sapete? A meno che non succeda qualcosa. Tutto quanto ci metti a prepararti prima di una live? No, in realtà poco. Ormai ho imparato a farlo in maniera velocissima. Insieme, ti prego, sono donna e non so mettere nulla. Sono una persona sbagliata. Ogni volta che ti vedo mi viene in mente un cantante. Vabbè, ci sta un pochettino l'aspetto. Aspetta, che mi sono perso qui. Ciao Matto, sono passato solo a fare un saluto, che sto una merda, 39 di febbre. Oh cacchio, mi dispiace. Vabbè, dai, ti teniamo compagnia. Ma che se ruolo, se lo vedo malissimo, la Disney lo ha distrutto. Purtroppo sì. Purtroppo sì. Lo vedo male anche io. Però sai, anche internamente a Disney un po' di cose stanno cambiando, perché fuori di perdere soldi mi sa che... Ma dite, waterproof? Più o meno, più o meno. Anche io sono tuo compaesano, gli amo a comprare le olive ascolane. Sì, scio. Le olive sono una delle cose al mondo che se me ne danno un barile, io potrei probabilmente mangiarle tutte. Dovete creare giochi con grafica spaziale ma utilizzabile solo con PC ultra da NASA, ma non su console, ha un senso o sono io coglione che non comprende? Guarda, un senso ce l'ha. Ci sono quei progetti che nascono con proprio l'intento di spingersi il più in là possibile con quello che si è in grado di fare all'interno di un videogioco. Una che fa questo è di solito Remedy, no? Alan Wake 2, quando è uscito, abbiamo visto i requisiti minimi, tutti ci è esploso il cervello, no? Ecco. Però hanno senso di esistere. Non sono giochi per tutti. Non sono giochi che tutti si possono permettere di far girare e di giocare in una certa maniera. E grazie a Dio non sono tutti così. Però ogni tanto qualcuno serve, secondo me. Qualche videogioco che cerca di spingersi oltre il limite e offrire il massimo possibile di qualità tecnica e grafica. Ci sta. Io che sono fan di Outlaws lo adoro, insultami pure, ma io lo adoro e va al di là dei limiti. Ok? No, ma guarda che non c'è nessun problema, ragazzi. Proprio no. Persona molto a modo, non è scontato al giorno d'oggi, complimenti sempre così. Grazie mille, poi non ti preoccupare, quando gli insulti partono, Però solo in certi casi. Il Keiko, soffetta calda, Vanadio, grazie mille dei follow, ragazzi. Fatto tanti passi avanti con la grafica, ancora l'intelligenza artificiale a profondità, non ci siamo per niente. Sì, questo un po' è vero. Il mondo è vivo davvero. Ho solo il dubbio che... Siamo sicuri di volerla proprio l'intelligenza artificiale dei nemici che sia veramente avanzata? Perché alcuni potrebbero divertirsi, altri non tanto,
Il Divers è tutto online. Sì, sì, è tutto online. Ricordi i tempi di un Crysis che friggeva i PC? Sì, però quello era francamente eccessivo. Che musica ascolti? Beh, direi abbastanza pesantuccia. Però in realtà ascolto un po' di tutto alla fine. Viva le olive, cioè, assolutamente. Ora stream al mattino? Non stream al mattino. Alle 8:30 di sera. Frostpunk 2 sì, l'ho giocato un pochino. È molto figo. Però non sono voluto andare avanti perché è un po' troppo bastardo e non ci avevo voglia in quel momento, quindi niente, sto aspettando qualcos'altro. Avrei dovuto iniziare Zelda che mi deve arrivare, ma ancora non è arrivato, maledizione. Uscite le recensioni Silent Hill 2? Ah, c'era la data di embargo, non mi ricordo più quand'è. Però ancora no. Il personaggio preferito su Tekken? King, senza dubbio. Il mio adorato fin da Tekken 3. Guarda, Dragon Age mi aspetto un gioco ben fatto, con combattimento che spero sia curato e molto action. Speriamo. Sì, questa è la migliore delle ipotesi però, temo. Short of qualcuno aveva il cane uguale a te che si è fatto crepare alle risate. Una versione tascabile di te da portare sempre con me. Ce l'hai? Basta aprire il telefono e YouTube. Eh? Non ti aspettavi questa risposta, eh? Slayer ti garbano? Sì, ma non sono i miei preferiti. Magari guardare il cellulare mi fa fare viaggi interspaziali con il mal di testa. Oh, cacchio. Allora, piazzami lontano, no? E ti do quella piccola cosa di sottofondo a volume basso. No? Mi tieni solo come podcast. Red Dead Redemption 2, certo che l'ho giocato, è bellissimo. Stai giocando in anticipo Silent Hill 2? Purtroppo no. I giochi che mi mandano in anticipo sono pochi, ragazzi, eh. Ne sto ricevendo abbastanza, però in genere al day one. Cioè, non vengo trattato come un giornalista che li deve recensire, vengo trattato come un content creator che li gioca al day one. Il che ci sta anche, non è che non mi posso certo lamentare di sta cosa. Skyrim all'epoca non mi... sono uno dei pochi a cui non ha fatto impazzire. Conosci Powerwolf come gruppo? Yes. Sì, fanno ridere un sacco. Il suo nonne cafone. C'hanno. Hanno rotto il day one? Sì, lo so, ne ho parlato nelle news di oggi. Sera a tutti, ciao Musa, complimenti per questo nuovo traguardo 8000, sì per la seconda volta oltretutto, perché forse qualcuno avrà notato che erano 8000 anche un paio di giorni fa. In realtà io periodicamente faccio la pulizia dei follower bot, e solo che qualche volta non li prende il giorno stesso dopo che c'è stato un attacco di bot, qualche volta ci vuole qualche giorno, non li rileva subito. E niente, l'altro ieri notte è stato il momento in cui ho fatto la pulizia, ne ha trovati tipo 140-150 che erano bot, li ha eliminati e sono tornato sotto gli 8000. Però adesso ci siamo riarrivati, ragazzi. Io amo i Powerwolf, sì, sono fighi. Partano, buonasera. Secondo me Dragon Age sarà una cagata, mi spiace tanto, non c'è nulla che fa ben sperare. Potrebbe tranquillamente essere, molti lo pensano, però bisogna provarlo il gioco. Guai, ciao. Mi ha inviato un gioco dicendo di parlarne bene, se sì come ti sei comportato? Assolutamente mai, e oltretutto questa è una guida dell'agenzia che guide di giornalisti con cui ho parlato, che mi hanno detto se mai ti dovesse capitare non solo ti devi rifiutare ma devi denunciare questa cosa e fare un casino. Questo vi fa capire che non ci sono le recensioni pagate, c'è il tentativo di lisciare un po' il pelo a volte, ma questo si tratta di avere il minimo di spina dorsale. Per esempio, se mi invitano a Disneyland prima di parlare di un prodotto, io gli posso pure dire di sì. Ok, bellissimo. Ma se pensate che con questo io parlerò automaticamente bene del vostro gioco, voi state freschi. Avete tranquillamente buttato i soldi. Per dire, no? Sono un bot russo wok, però non mi bannare, please. Ok. Grazie di avermelo comunicato. La mia vita ora è diversa. Ai bot ci vorrebbe un po' di bot. Sai che se hai mai fatto un video dove parli un po' dell'apparecchiatura che hai in quella stanza fighissima? Qualcosa sì. Però ancora lo studio tour completo non l'ho fatto. A sto punto aspetto un po', perché voglio fare una serie di acquisti. Poi, e stavolta ve lo prometto solennemente, entro la fine dell'anno faremo il video tour. Però voglio avere tutto quello che ho in mente di cambiare e di prendere. Una volta che mi sarò attrezzato per fare tutti i contenuti che voglio, e entro la fine dell'anno ce la dovremo fare, farò il mega video di presentazione e dico tutto quanto quello che serve. Amo i Powerwolf, mi ricordi il loro cantante. Quello è un po' più grezzone. Come mai Skyrim non ti piace? Non lo so, ragazzi. I giochi con il corpo a corpo in prima persona, con un po' di... non lo so, i giochi Bethesda in generale per il comparto tecnico mi finiscono sempre qua.
Uno che mi dispiace tantissimo, ancora più di Skyrim, di non aver giocato, è Fallout. Perché ci ho provato a giocarlo, l'ambientazione mi piace da morire, no? La lore. Però il gameplay... Non riesco a farmi andare giù i giochi Bethesda da quel punto di vista. Ma sei emo? No, sono troppo boomer per essere emo. Tachipirina sta facendo effetto. Ciao Sabrina, grazie mille di essere passata lo stesso. Frank Sony, Supermassive, lo sto giocando. Io ancora no. Visto la pre-recensione, l'anteprima di Sabaku di Dragon Age, sto piangendo perché quello che ha detto ha confermato tutte le mie paure. Lo so. Però alcuni ne stanno traendo conclusioni diverse, quindi... Vabbè. Una 40-70 super da un cloccata recensioni oneste. Di che state parlando? Michelangelo Batio. A proposito di cafonate. Piaccio i giochi. Naughty Dog, anche a me. Identity 5, no, non l'ho giocato. Domani scuole chiuse ancora a causa meteo. Sì, qua in regione ci sono degli allarmi. Ho giocato un gioco stupendo, si chiama Shadow of the Colossus. Sì, quello è molto figo, ma anche lì non mi è piaciuto tanto il gameplay. Quando ti seguivo ai tempi, cosa hai pensato riguardo ai Gojira all'apertura delle Olimpiadi? Che figata! Ho goduto tantissimo. I Gojira non sono la mia band preferita, ma li apprezzo da morire. Sono uno dei pochi che secondo me stanno portando un po' di novità. Molto, molto bello. Ultima musica dark, sì. Ghost, assolutamente. Musica dark tedesca, qualcosa. Sì, industrial, così. Lo consiglio, molto bello. Non lo conosco affatto, no. No, non l'ho provato, è Cassie con Frank Stone. Ve l'ho percato per Fallout, avessi amato il 4. L'ho provato il 4, ma non mi piace proprio. Dimmi che conosci Corna Cool, Marchigiani. Ho giusto qualche canzone. Piaciuto un sacco, obbligavo lo zio a aspettarmi per giocare. Beh, ci sta, questa è una cosa bella. Visto la polemica riguardo al remake del terzo Dragon Quest. Sì, ho visto. E a quanto pare i giapponesi sono d'accordo che è una cagata, diciamo, la piccola censura pudica stupida. E la cosa la trovo interessante. Sono malato di rock and metal, mi è piaciuto il look, ti invidio i capelli. Ma tranquillo, può essere un mega metallaro anche pelato. Guarda Rob Halford. Penso sia il meglio per quanto riguarda quei tipi di giochi. Quali? Aspetta, non ho perso il riferimento. Marco, Jinro, Angisman, Siga, ciao, benvenuti ragazzi, grazie dei follow. Fallout 4 fa cagare, New Vegas è tutta un'altra cosa. New Vegas non l'ho mai provato, quello mi manca. Qualche collega streamer YouTube che tratta videogiochi che stimi particolarmente. A voglia, ce ne sono tantissimi. Ciao Master. Dovetta calda, ciao. Sera Chris, hai già provato Throne and Liberty? L'ho provato, però non mi ha intrigato abbastanza da volerlo continuare. Purtroppo. Il mio Fallout preferito è New Vegas, sono molto normi. Quello mi manca proprio. Inscription l'ho provato, è molto carino. Refantazio ho provato la demo, sembra promettente. Love of the Lost, forse troppo melancolico, alcuni testi sono super. Ho sentito un paio di canzoni, non mi dispiacciono. Devo andare a un loro concerto, ci sta. Rob Halford che canta con le baby metal, un pezzettino nel mio cuore riservato, anche il mio. Intendevo giochi tipo Skyrim, ma pensi ci sia di meglio. Ma guarda, di meglio da che punto di vista però? Perché Skyrim è eccezionale da tantissimi punti di vista, solo che i giochi Bethesda finiscono a starmi sul culo proprio a livello di gameplay e di come sono realizzati tecnicamente. Preferisco di gran lunga CD Projekt, per dire. Che qualche problema ce l'ha pure lei, da quel punto di vista, però... Preferisco di gran lunga. Lo so ragazzi, ogni tanto c'è la pubblicità. Sto giocando alla demo di Fantasy, si vede tantissimo lo Studio Zero, è lo stesso di Persona. Sì, assolutamente, quello lo posso confermare. Fallout Shelter l'ho provato, è carino, rimanda al tema Fallout, però è un gioco mobile ragazzi. Davide, buonasera. Una band che doveva essere una statua di Godzilla. Sì, no. Però è chiaramente quello un po' il, diciamo, ammiccano a quello. Ci sta. Silent Hill 2, ve l'ho detto ragazzi, per me sarà un recupero.
Niente pubblicità qui, grazie ad Hunter, sempre se l'ho dato. con tutte le sub che ha donato qua, ragazzi, sto periodo ci sono, in chat vedo più gente sabbata che non. Però da tecnico Sony mi risponderei per settare l'impedenza di un amplificatore in base ai diffusori. Bisogna guardare l'impedenza nominale o minima. Attenzione, però l'amplificatore in base ai diffusori audio, di solito l'impedenza dovrebbe matchare. Dovrebbe essere la stessa. O l'una o l'altra dovrebbe essere uguale. E comunque la maggior parte dei diffusori dovrebbe reggere. Cioè, se l'hai comprati in coppia, non dovresti avere problemi da quel punto di vista. Cattle off topic. Domani andrò la prima volta a lezione di batteria, sono strafelice. Molto bene, molto bene. Consiglio personale, non demoralizzarti. La prima lezione farà probabilmente cagare. Nel senso che ti sentirai impedita come poche cose al mondo. È perfettamente normale. E lo sarà ancora per un bel pezzo. Devi superare il momento in cui ti senti impedita di fare qualunque cosa. Ma è la assoluta norma. The Order l'ho giocato un po' di tempo fa, ancora mi stupisce graficamente. Vero? Io lo droppai perché, porca puttana, non riuscivo. Era ancora l'epoca della PS4, avevo ancora meno manualità a mirare con il controller. Guarda, mi ha fatto bestemmiare tantissimo il momento delle sparatorie. Mi successe anche con Uncharted. Quanto avrei voluto un mouse in quel momento. Quando parlo di pubblicità vado su YouTube e poi torno su Twitch quando finisce. Vabbè, è interessante come trucchetto. Faranno mai un Fallout con sistema di shooting non legnoso e motore grafico pompato, secondo te? Bella domanda. La mia risposta è probabilmente più no che sì. Conoscendo che Bethesda ha intenzione di ragionare in questa maniera qua, e Todd Howard risponde a questa domanda dicendo upgrade your PC. Bene, direi che ci siamo. Il mouse non si batte. Sì, per me è così. L'ho scelto il classico gestionale alla mobile. A proposito, chiudo il gioco di Simpson per cellulare. Ci ho buttato l'anima, lì mi dispiace troppo. Quello non l'ho mai neanche provato, in effetti. Borderlands ti piace? Ho giocato solo il 3 e non mi è dispiaciuto affatto. Quando sono andato a provare la prima volta, dico, già ho tenuto il tempo strabene, mi ha detto che ero scioccato. Dopo l'ho scoperto che conosceva, mio zio ha detto che lo avevo nel sangue. E allora vuol dire che questo percorso in cui ti sentirai impedita durerà poco. Buon per te. Marshall rimane il top come cassa amplificazione? No. Poi di cuffie wireless top c'è molto meglio. Ho tutto Marshall degli ultimi anni, proprio no. Neanche per idea. Ci sono altre aziende che stanno facendo mega bene. Ah, spoiler, zio, sono del basso, fa tipo ricoverare le band metal tipo gli Slipknot. Ah, ok, cacchio, ok, bene allora. Beh, si risponde a Todd Howard, upgrade your LFDM, lo stavo appunto pensando. Carmella, ciao. Colossal, che dico di GTA 6 quando ci sarà? L'anteprima, buongiorno, qua ancora dobbiamo avere il secondo trailer, non si sa praticamente niente ancora. Capello, l'ho giocato? Sì, l'ho giocato, è tosto forte, ma è meraviglioso, l'ho adorato. Ciao Davide. Ah, allora, ne approfitto per farvi un paio di annunci, ragazzi. Uno, ve la butto lì perché è una cosa molto, molto, molto in forse, ok? Bene. Vi ricordate quando vi ho detto che cercavo qualcuno in grado di realizzare delle cose perché voglio realizzare un qualcosa? Tipo elmetto, ok? Bene. Quello che mi ha consigliato qualcuno di andare a parlare nelle chat delle cosplayer ha funzionato, e come? Perché ho parlato proprio oggi con un cosmaker, no? Che con cui ho parlato, gli ho spiegato che cosa cerco, che però è un progetto segreto e quindi voi sapete solo grosso modo, non vi dirò altro, e domani mi manda una piccola bozza di come pensa di realizzarlo, e forse fa in tempo a realizzarlo per dicembre. Forse. Vediamo un po'. Vediamo un po'. E se poco poco gli riesce, sarà una gran figata questa, ragazzi. Ok? Quindi è ancora un mega forse. Una cosa che invece è molto meno in forse, molto meno in forse, è che ho praticamente quasi finito il montaggio del video su Concord. Ok? Ci ho lavorato un bel po'. Questa cosa la sto maturando da parecchio. Fin da quando è uscito, sostanzialmente, e quindi
probabilmente lo vedrete domani su Patreon e poi domenica su YouTube per tutti. D'accordo? Colgo l'occasione per dirvi di sostenermi su Patreon se volete avere le cose in anticipo e sostenere il mio lavoro. Quella è la maniera migliore possibile. Anche perché Patreon si becca una percentuale molto più piccola rispetto a YouTube e Twitch del, diciamo, delle transazioni economiche di qualsiasi tipo. È una percentuale minima. Quindi, sì. E quindi finalmente, ragazzi, pubblicherò un altro dei video di approfondimento. Dopo aver comunicato che non avevo intenzione di continuare quello su Sweet Baby Inc., mi sono messo a lavorare a quest'altro e l'ho finito. Ciao Lynx! Ah, qualche gioco che aspetti con ansia, ormai sembra che faccio la gara per spezzare ogni emozione. I giochi che usciranno sembra tutte delle copie, la maggior parte. Dipende da quelli che guardi. Io per esempio ne attendo parecchi. C'è Silent Hill 2 Remake, voglio vedere com'è. Metaphor e Fantasio sembra figo, Dragon Sparking Zero dovrebbe essere figo, Neva, gli agliutori di Gris, bellissimo, Unknown Nine Awakening, che dovrebbe uscire il 18 di Bandai Namco, non mi convince per niente, però vediamo com'è. Poi Sonic X Shadow Generations il 25 e poi COD, cioè Black Ops 6. Io giocherò solo la campagna, ve lo dico, però quella la voglio giocare perché il tema mi piace tantissimo, la guerra fredda, post guerra fredda. E poi il 29 Life is Strange Double Exposure, grande fan del primo, vabbè, lo sapete, e il 31 il famoso Dragon Age The Veilguard. Quindi ce ne sono di tanti progetti diversi. Ne vuoi uno diverso che non sembra la copia di niente? Neva, autore di Gris, fantastico. Che lavoro fa? Il content creator. Però continuo a fare il tecnico del suono. Io aspetto che apri l'OnlyFans. Se lo farò mai ci saranno solo mie facce brutte. Tipo così. Canale sulla politica è ancora attivo? No. Ho deciso di fermarmi perché mi sono reso conto di non avere la preparazione necessaria per fare i contenuti che alla fine mi sono reso conto di voler fare. Giovanni Mucciacci di Art Attack potrebbe aiutarti con il tuo progetto? Sì, se devi far divertire dei bimbi. Dopo i baciali magici e l'elmetto magico, giocherai a Throne Liberty? L'elmetto magico e Throne Liberty l'ho provato ma non mi ispira più di tanto. Soul River lo giocherò. Si topate non va, come mai mi dà link non valido? Ah sì? Aspetta. Come mai c'è il link non valido? Perdonatemi, eh. Questo è il Patreon. Metto che me l'avete chiesto. È questo qua. Dov'è su YouTube il link non valido? Ok. Va bene. Ma poi vado a controllare. Effettivamente ho cambiato il nome a Patreon già un po' di tempo fa e pensavo di averli cambiati tutti, ma forse me ne è sfuggito qualcuno. Ah. Sulla descrizione? Ok, poi vado a vederci. E poi ho scoperto che Frostpunk 2 non è sul Game Pass e sono distrutto. Come no? Dovrebbe. Mi sbaglio io? Ero convinto. Perché in effetti ero curioso di sapere cosa ne pensi di quello che sta succedendo in Oriente. Ragazzi, sapete che c'è? Sono argomenti che vanno approfonditi moltissimo per farsi un'idea. Negli ultimi anni ho capito che più mi informavo, più mi rendevo conto di non sapere. Diciamo così. Cavatapi Z, grazie mille dei follow. Briefiero, grazie mille della sub. Buonasera, buonasera, grazie di cuore. Non console, quantomeno lo trovo dalla S. Mi sa che su console Game Pass PC e Ultimate solo PC. Ah, ok, ok. Perché non c'è. Ancora non c'è su console, ok. Rispetto al primo siamo molto peggio. Ho droppato mezz'ora dopo la campagna. Però una cosa è sicura, è diverso abbastanza. Certo, una grande autoconsapevolezza. Sì, perché quando cominci a seguire dei contenuti che vedi essere di alto livello, ti rendi conto di quanto poco di alto livello era quello che conoscevi tu. E oltretutto le cose capitate recentemente, quanto poco mi sono reso conto di sapere di certe circostanze, mi hanno messo in allarme già da tanto tempo e ho deciso di smettere di fare contenuti di quel tipo perché mi sono reso conto di non saperne abbastanza. Potrei continuare a fare contenuti solo ed esclusivamente di opinione, però nei videogiochi va bene. Ne voglio parlare insieme a voi con leggerezza, ma in quel campo là preferisco magari un domani, aiutato anche da qualcuno, si potrebbe
si potrebbe pensare, però per adesso no. Realistico pensare GTA 6 andrà più o meno a 60 fps su PS5? Secondo me no. Vedendo come stanno andando le cose, secondo me no. Secondo me sarà a 30. Ambrojack, grazie del follow. Geopolitica è troppo complessa, meglio i videogiochi. Soprattutto non è solo geopolitica, e soprattutto ci sono molte persone che pensano di averla capita al volo. Io anni fa, parecchi anni fa, ormai ero uno di questi. E i fatti poi mi hanno smentito e mi hanno fatto capire che ero un idiota. Già. Sai com'è? Capita a tutti. Va bene a parlare di argomenti scottanti su YouTube è controproducente. No, no, non è la questione di argomento scottante. Ho fatto poco tempo fa un video su Sweet Baby Inc. Figurarsi. Sono arrivati un sacco di scalmanati con quel video. Stranamente. È stata un po' la fiera del ban. Le prime 24 ore. Non è quello il problema. Voglio parlare di cose che mi sento di aver approfondito a sufficienza. Finché si tratta di videogiochi, l'opinione va benissimo. Ok? Ci divertiamo insieme, è un mondo dell'intrattenimento, casomai dell'arte, e non si fa male a nessuno, perché non ho la pretesa di fare informazione. Le mie Crystal News non sono un telegiornale, le mie Crystal News sono, prendo delle news esistenti da parte di professionisti che le fanno di mestiere, e ne parliamo insieme. Questo è il mio format. Non sono un giornalista, non sono un critico videoludico, non so niente di niente, sono solo un giocatore come voi, stiamo insieme, ci divertiamo, parliamo di cose interessanti e qualche volta facciamo anche delle minchiate colossali. Ci sta perfettamente, in altri ambiti molto meno. Color, buonasera. Pensi di Nintendo che ha fatto fuori un altro emulatore, è niente che non sia già successo, ragazzi, è ormai penso evidente a tutti, ma lo era già prima. Nintendo sta cercando di combattere tutti gli emulatori possibili, e non è che non la capisca questa cosa, eh. E perché hai voluto fare il rock, eh? Cosa? Beh, perché mi piace. Solo io non vedo l'ora che esca Dragon Age The Veilguard, nonostante faccia un po' pugni con il passato. Ci sta. Che c'è di male? Aspettare un videogioco. Non sono fighe le Crystal News. No, mi piacciono. Mi piace il contenuto che faccio e sono contento che piaccia. Però non è un telegiornale. Condivido tutto quello che hai detto. Sì, io sto cercando di rendermi conto dei miei limiti. Le sue reazioni ai video di follow che fanno accapponare la pelle da parte di persone inclusive? Non lo so. Non lo so, questo non l'ho visto. E tra l'altro mi interessa fino a un certo punto. Tra parentesi, un consiglio personale che posso darvi. Non seguite creator videoludici, me compreso, quando si tratta di capire che cos'è la cultura woke. Sono cose, diciamo, con radici culturali profonde, che andrebbero studiate. Io un po' l'ho fatto, con tutti i miei limiti. Non mi sento certo in grado di parlarne, cioè, però sono cose serie, non è un qualcosa di da buttare là. Faccio un sacco le risposte agli hater, lo so. Tra l'altro sono una parte minima dei miei contenuti, però stanno venendo viste moltissimo perché le persone stanno premiando quelle. Cosa ne pensi dei furry? Chi se ne frega? Ognuno ha le proprie, chiamiamole perversioni, no? Va bene, non c'è nessun problema. Sei iscritto al tuo canale solo ora, videogiochi sei sul pezzo e sai gestire benissimo la tua community. Grazie mille, grazie mille. Di questo sì, sono abbastanza fiero. Perché da quando ho capito che bisognava prendersi la responsabilità, perché è la tua e di nessun altro, di gestire la cosa nella community come farebbe un proprietario di un locale, lasciando le libertà ma anche mettendo dei paletti, le cose vanno molto meglio. Ormai non guardo più recensioni di testate giornalistiche ma di giocatori come me. Anche lì non è sempre l'idea migliore, perché dipende dai giornalisti, no? Anche all'interno di una singola testata di giornalisti ce ne sono tanti. Potrebbero avere delle opinioni completamente diverse su un determinato gioco. Suonare qualcosa con la chitarra? Non sono chitarrista, quelle sono
lì per chi viene a suonare. Io sono un tecnico del suono. Pensi in un futuro molto lontano, così mi verrà in mente di riproporre PT? In realtà sì, è già successo, sta già succedendo, è OT. È OD. Qui il progetto insieme a Microsoft è chiaramente quello. Aspetta, entro con un altro account. Oh no. Trapstar, buonasera. COD Black Ops, giocherò la campagna. Nel multi no, non mi interessa. Sei riuscito a vendere la telecamera? No, sono riuscito a ridarla indietro. Yes. Vittoria. Grande vittoria. Sono molto contento di questa cosa. Ma uno studio tipo da produttore musicale? Yes. Se avevo capito qualcosa da postazione? Sì, proprio così. O meglio, tecnico del suono puro. Penso, quello che preferisco fare è proprio il mixing engineer. Mi arrivano le tracce già pronte e registrate e io le mixo. Non so, tapper emergente, vado in studio, ecco. Ah, ok, va bene. Dai, è bene così, assolutamente. Guarda che detto il video ludico, cultura woke, un po' il settore che in questo periodo per qualche motivo sembra che tutti si scaglino a volte anche in maniera immotivata contro tutto ciò che potrebbe anche essere solo lontanamente woke, sono d'accordo. Quanto io sono d'accordo al 100% con le critiche che un sistema spinge forzatamente dei messaggi ai videogiochi, trovo che a volte le critiche che vengono fatte sia per partito prese solo per rimarcare il concetto senza una vera motivazione. Esattamente. Il che dimostra la stessa disonestà intellettuale degli attivisti che millanti di combattere, nel caso di chi parte in quarta con cose del genere. Ne avrò bannati almeno 8 da quando ho tirato fuori il video di Sweet Baby Inc. Sono quegli scalmanati che dicono cagate basate sul niente e dicono di voler combattere la cultura woke, ma hanno esattamente la stessa disonestà intellettuale degli attivisti. Uguale, uguale, solo dalla parte opposta. Possono andare a fanculo tanto quanto là gli altri. Finlandia, grazie mille della super chat, grazie di cuore. Ciao Davide. Quindi esperienze in biologia. Perché non in astrofisica? Sono il Corriere, domani ti riporto la videocamera resa. Oh, benvenuto. Saluta la Svizzera, ciao. Grazie mille. Pensi invece a cultura woke all'interno dei contenuti videoludici? Dividono troppo e generano ignoranza e odio. Sì, in un senso o nell'altro. Sono veramente un cancro. Però un cancro di quelli che hanno poca possibilità di fare veramente danni, diciamo. Danni seri. Cosa ne pensi se riconosci i VNV Nation? No, quelli, il nome non mi è nuovo, ma non li conosco. Penguin, grazie mille della sub e grazie anche del follow. Se andando con dei videogiochi sono un prodotto di finzione, a parte questo, ma è molto di più. Che pensi i Souls-like? Non mi piacciono, esattamente come i Souls. Un pochino di Switch da YouTube e Twitch, ci sta, ci sta. Mi fanno sacrifici per pagarmi i brani, ma il produttore prende 350 ogni brano, per me è sembrato assai, ma in tanti lo dicono, dipende dalla qualità del produttore. E soprattutto, se non ti sta bene il prezzo, prova ad andare a qualche altra parte. È così che funziona il mercato. Nella mia esperienza rompono più cazzo gli anti-woke che i woke. È sempre così. Succede sempre così. Sono tutti scalmanati. Questo devo dire che è anche un po' colpa dei content creator in un senso. Perché? E anche un po' dei giornalisti, perché moltissimi, e sia chiaro, me compreso, a volte cercano di evitare di mettersi in questo vespaio, perché tutte le volte che si parla di questo tema arrivano gli idioti. Nel senso, è proprio matematico. Matematico. È proprio come mettere il miele da una parte e arrivano le api e gli orsi. No, uguale. Quindi uno cerca di evitare. Il problema di evitare di parlare di cose scomode che attirano idioti come le mosche con la merda è che se tu non lo fai, cercando di farlo con onestà, qualcun altro lo farà e quel qualcun altro non sarà onesto. E quindi il dibattito su una cosa che è sentita comunque dalle persone diventa una merda senza ritegno. E secondo me è esattamente quello che è successo. Ma sei hippie? Sì, uguale. Guarda, rasta e cannoni. E se fare un video dove dici solo non mi piacciono i Souls like, l'ho già fatto. È una delle cose che è diventata virale su TikTok, facendo arrivare frotte di dementi, diciamo, estremisti Souls, il che mi ha fatto capire che la community dei Souls è assolutamente tranquilla, disposta al confronto, senza nessun problema di alcun tipo, no? Inclusiva e gentile. Già. Fare un video dove parli della tua vita. Non ancora. Lo farò un giorno. Solo a un certo punto, però.
Ah. Signore Malox Plus, buonasera, buonasera. Filippo, grazie mille della sub con Prime, grazie di cuore. Da me ce ne stanno pochi, c'è solo lui nel mio paese, tipo un'ora di macchina a Napoli centro. Sta un'ora di macchina a Napoli centro vuol dire che sia un'ora di macchina da un puttanaio di studi diversi. E chissà, mi fare una direction e dire Spazio Anomalo, c'è un buon prodotto, iscriviti, andiamo in contatto lì, va bene? Però, non giudicherò mai il lavoro di un collega, ok? No, non sta bene. Oh no, chi se mi ha appena dato il demente? Cosa? Che è successo? Come ci sei finito dentro questa definizione? Ma sai che dice per gli amici il prete del male? Oh Cristo, la cosa sta peggiorando. Da Marcotto comunque. Altro dico, le PS5 poi non sono andate sold out, a quanto pare sarebbe un'analisi sbagliata. Non lo so ragazzi, e francamente mi interessa fino a un certo punto continuare sta manfrina. Non vedo l'ora che esca, che arrivino i benchmark, che esca, che così una buona volta o la smettiamo di parlarne, o se dobbiamo parlarne parliamo con cose concrete. Poco se sono messo su Telegram, più o meno, sì. Nel gruppo Telegram e poi mi scrivi. C'è il link. E si farà una serie contro i Souls, ma chi se ne frega di fare una serie contro qualcosa che non ti piace? Non è che se una cosa non mi piace automaticamente ci devo fare una serie contro, anche perché non li ritengo affatto di brutti prodotti, anzi, e soprattutto sarei stupido, perché è impossibile non guardare oggettivamente al fatto che hanno influito tantissimo il mondo dei videogiochi ed è un qualcosa di oggettivamente molto influente. Milioni di persone si divertono con questi prodotti da un sacco di tempo e non sono prodotti di facilissimo utilizzo, quindi anche se a me non piacciono devono essere prodotti validi, si capisce. Switch può diventare la console più venduta, 143, PS2, 157 milioni, già ora, non è, mi sembrava un po' più distante. Ma hai capito, la community di Souls, lo dico da fan di From, ha giocato tutti i titoli a DS1 e Elden Ring. È il macismo. È l'aristo gamer. Il tentativo di sentirsi superiore agli altri per via di ciò che giochi, di come interpreti le cose. Il che è una cosa di un patetico talmente assurdo che non posso fare altro che ridere. Quando uno si sente superiore a un'altra persona per quello che gioca, deve interrogarsi fortissimo sulla sua vita. Ma veramente forte, forte, forte. Quando ho seguito qualcuno ti ha detto come fai a muovere la gamba, no? Ovviamente col potere del diavolo. Dove nasce l'idea delle inquadrature diverse? L'ho vista fare da qualcuno tra content creator americani e l'ho presa e l'ho reinterpretata. Mi tratti male, mi dice che sono recalcitrante? No, quello ci pensa già il detective ogni giorno. Quindi vuoi dirmi che non necessariamente quello che piace a me non è detto piace agli altri? Wow! Sapete la gif quella? Wow! Esatto, quella. Proprio buono con quegli occhioni verdi. Ne vorrei impollinare. Grazie. Grazie. Molto bene. Ti ritieni un uomo alfa? No. Tengo un uomo zeta. Proprio zeta, Mazinga. Uguale uguale. Se io niente Coca Zero la porto io. Come no? Eccola qua. Vabbè che viene dato molto peso a specifiche persone militanti di essere attivisti, ma in realtà sono solo 1% che i progressisti adesso si sguazza in questa retorica. Sì, hai molto ragione. C'è anche un altro problema. Se una persona che dice di essere dalla tua parte si comporta in una maniera indegna, tu dovresti essere il primo a prenderlo a calci in culo e a cacciarlo via. No? Invece sono, purtroppo, il lato progressista è 20 anni che sta dicendo ma no... compagni che sbagliano o cose del genere. No, un'ideologia terrificante e stanno facendo un sacco di danni alla causa e dovrebbero essere i primi progressisti a prenderli a calci in culo e distanziarsi da questi. Invece no, li scusano. Sapete perché? Perché hanno paura di legittimare gli altri ed è una delle cose più stupide e controproducenti che puoi fare, oltre a essere pateticamente codarde. Vale anche di là, pari pari. Per Flavio, grazie mille dei bits. Bancaleone, grazie mille del follow. Non c'è la Z all'alfabeto greco. Esatto. Sono unico e irripetibile.
Più parli più ti voglio bene, grazie mille. Quel mondo videoludico c'ha più odio che amore. Non è vero un cazzo. Sono talmente tanti bei giochi creati da tanta bella gente che non ci sarà mai, mai abbastanza tempo per giocarli tutti. E quindi immaginate un po' che cosa diavolo me ne frega degli ultras. È come dire che il mondo del calcio è tutto quanto completamente da buttare perché ci sono quelli che vengono arrestati per la criminalità organizzata o perché si prendono a botte tra di loro o con i poliziotti. Ma andassero a fare in culo tutti dal primo all'ultimo, potessero bruciare. Chi se ne frega di loro? E io non seguo il calcio, mi fa cagare il calcio, ma qualsiasi cosa esistente non deve essere identificata con una minoranza di dementi. Ciao Jubin. Dovresti evitare la Coca-Cola per prevenire l'insonnia? Già fatto. Già la strada già tentata. Già nel 2020. Non ho bevuto niente con la caffeina, neanche un microgrammo, per quasi 3 mesi. Non è cambiato niente. Siamo a TV, ciao! Domanda, secondo voi il soprannome Fungo Antichrist è un bel soprannome? Ok, sì. Il diavolo, certo. Viva la community Christi, voglio bene ragazzi anche a te. Oh, bravi, esatto. Ti ritieni un bell'uomo? Sì, solo se mi guardi a uno specchio deformato. E sì, c'è anche la Coca-Cola zero zucchero e zero caffeina, solo che quella zero zucchero e zero caffeina è molto più difficile da trovare. Giocherai Dragon Ball? Assolutamente sì. Ma chissà, Coca-Cola no, viva la Pepsi. No, preferisco Coca-Cola, uno di quelli. Scuro viandante, buonasera. Buonasera, buonasera. Ok, bene. Ragazzi, è arrivato il momento di vedere una cosetta insieme. La sapete già quella cosa di Concord che qualcuno, Colin Moriarty, un giornalista, ex giornalista, scusate, ha raccolto da una sua fonte questa informazione che Concord sarebbe costato, tutto compreso, qualcosa come 400 milioni di dollari. Cifra che molti hanno trovato strana, me compreso, e però su cui si è discusso tanto e lui stesso ha ribadito che sì, sì, no, la fonte è affidabilissima ed è esattamente quello che ho sentito, quindi... Ok. Molti l'hanno ritenuta una cosa impossibile, ma c'è uno che conosciamo già, che è Mark Darrah, ex capo di BioWare, che ha un canale YouTube che vi consiglio assolutamente di seguire, che è questo qua, Mark Darrah on Games. Andate subito a iscrivervi perché è un bellissimo canale, fantastico, e se c'è uno che si intende di videogiochi è lui, nel senso che è stato per tanti anni a capo di BioWare, quindi poco poco, insomma, sa come si lavora e sa quello di cui sta parlando, che invece sembra avere, diciamo, un'opinione al riguardo proprio su Concord, e ha fatto un video che si chiama Concord, è veramente costato 400 milioni di dollari, e quindi, siccome è un video suo, voglio vederlo insieme a voi, assolutamente. Quindi, pronti? Soliti titoli automatici, ragazzi, per chi non conosce l'inglese, si va. So, did Concord actually cost $400 million? I don't know for sure, but that's what's going around right now. Let's dissect the math and see if that's even possible. This is going to be pretty back of the envelope because I don't work for Fireworks Studios or Sony, so I don't have a look into the inside of their financials. If we start from a pure development perspective, we don't include any externalities, then the easiest way to look at this is from a pure staff month perspective. Could we have spent $400 million just on staff? That's not a perfect way to do the math because obviously you have other external factors, but it's a pretty good indication. If we can get even close, then it's at least possible that Concord did in fact cost $400 million. Firewalk Studios was founded in 2018. We keep hearing that Concord took 8 years, but I'm going to start this section of math assuming that significant spending only started in 2018. It went alpha on April 30th of 2023, which is also about when Sony bought them, and then it launched August 23rd, 2024. That means we have 63 months from start to alpha, and we have 15 months from alpha to launch.
The reason why I'm using these two numbers is an additional piece of information that's going around is that $200 million had been spent up until Alpha, and then an additional $200 million was spent after that. So, quindi la prima distinzione è 200 milioni da praticamente l'embrione dello studio fino all'arrivo dell'alfa del gioco, che è una, diciamo, una build giocabile e adeguata per, diciamo, per il core del gioco, e poi dall'alfa fino al lancio altri 200. So let's see if we can make that make sense. I'm going to use a fully loaded staff month of $15,000. To be clear, that doesn't mean that the people working on the team were making $15,000 a month. This means that once you factor in all of their costs, I'm going to use the number 15,000 as to how much they cost. So this includes all of their supplies and computers, office space. Additionally, it would include any central resources that aren't factored into the team. So HR, both before and after Firewalk Studios was purchased by Sony, it existed within a larger organization. So there are people who are not directly working on the team, support staff and the like, that are still going to be factored into that cost. At first, when I was doing this modeling, I thought maybe 15,000 was going to be a little bit high, but Firewalk Studios is in Bellevue, Washington, which is a very expensive place. So actually, in reality, $15,000 for a fully loaded staff month might actually be low. Per lo staff but al that's mese. The number we're going to use. It makes the modeling a little bit simpler. Again, to reiterate, this doesn't mean studio in that sé. The average dev at Firewalk Studios was making $180,000 a year. Cioè, Washington it che means costa, that insomma. Once you factor in their health insurance and their office space and their chair and their computer and the HR person and the central staff and the C-suite, that it works out to $15,000. Pretty comfortable with that number. So if we use that number and we use 63 months from start to alpha and 15 months from launch to alpha, to get 200 million and 200 million, we have to have an average team size from launch to alpha of 212 people and an average team size from alpha to launch of 900 people. These are very big numbers. Let's start sì, with this. Sono numeri molto grandi, quindi il team che c'era dall'embrione dello studio fino all'alfa è di 212 e però dall'alfa fino al lancio 900, che sono numeri veramente molto alti. Make that first 5 years of development make sense with an average team size of 212. Well, I made a chart and it basically means that we start at 50 people on si that first 50 day, persone, which is reasonable because again, ragionevole. They existed within a larger organization. It's possible that they could have started with a team of some substance, especially given that there was some work happening before Firewalk Studios was even founded, supposedly. If this took 8 years, there was some work even before there. So for them to hit the ground running at 50 is actually quite plausible. Then they need to essentially add 5 people a month for the entirety of those 63 months, and they finish out at a 365-person team. That's pretty high for a team that is just at alpha. It's possible. I'm not sure how plausible it is, but it is possible, especially given what... Quindi iniziano a essere dei numeri veramente altini, però non impossibili. Cioè, relativamente plausibili. Se è un team di una certa caratura, che vuole realizzare un certo tipo di prodotti. What we're hearing about Sony seeing this as the future of Sony, and they went as far as to acquire the studio right around this point. So it is possible that Firewalk had a slightly smaller team, and then there was an internal team at Sony before the acquisition on top of it. So starting at 50, finishing at Alpha at 365 is possible. It's stretching plausibility, but I think it is possible. That means that we are basically spending about 13,000 staff months to get from launch to alpha. That's really big, really, really big, especially since if we're going to do it entirely with staffing, we have to spend that much again from alpha to launch. It's, again, it is possible. Games like
GTA spend more than this in terms of staff months. So maybe, does it make sense to have an average team size from alpha to launch for that 15 months at the end of 900 people? Ok, questa è un'altra cosa importante. Stiamo parlando di numeri molto alti e lui sta continuando a ripetere. Sì, è vero, sono tanti soldi e i numeri sono davvero alti, e però c'è chi li raggiunge questi numeri nell'industria. Per esempio, GTA anche molto di più di così. Il fatto è che stiamo parlando di numeri stile GTA, ok? Quindi la cosa improbabile sta in questo. Non che i numeri, e mi pare di capire che stia dicendo lui, siano poi in realtà così impossibili. Ci si può arrivare a queste cifre con questi numeri, con questo staff, per questi mesi, in questo posto, per questi anni. Però sono numeri veramente alti. Quindi bisognerà ragionare su questo. Da Max Moon. That's actually quite possible. The rumor I heard on Starfield is that they had every single QA person at Microsoft testing that game for the last 4 or 5 months. That would be thousands of people on that team. Ecco, per esempio, lui ha sentito che Starfield, prima del lancio, ha avuto ogni singolo membro del quality assurance di Microsoft e dell'intera Microsoft al lavoro per il QA di Starfield. E questo vuol dire migliaia di persone che hanno lavorato per un periodo breve, d'accordo, però tanti, un bel po'. Just in QA. For a project that's seen as so strategically important, at least to some member of the C-suite at Sony, to a project that has that much political weight behind it. Ecco, e questo secondo me, io proprio qui stavo aspettando che arrivasse, ovvero, ok, ma per esempio Starfield, perché ci hanno investito così tanto? Perché per Microsoft era importantissimo. Quanto ci ha puntato Microsoft su Starfield? Tanto, perfino troppo, secondo alcuni. La ragione per cui questi numeri iniziano a essere plausibili è se capite che, per esempio, invece Sony su questa cosa ci stava puntando assai. E questa è una cosa che è stata detta sempre da Colin Moriarty all'interno dello stesso podcast, nella stessa intervista, e che tutti però si ricordano i 400 milioni e non quello che ha detto dopo, che secondo me è perfino più preoccupante. It is quite possible that if the team, if the project was seen as being in trouble, that it would... Vuol dire, scusate se fermo di nuovo, vuol dire che il progetto per te è talmente importante e talmente di peso che sei disposto a spendere, non importa quello che serve, lo dovete fare, no? E deve riuscire in una certa maniera. Il tema è più o meno questo. Ed è qui che volevo arrivare io, maledizione. Qui volevo arrivare. Draw in entire other dev studios in order to try to get it to launch. And as you got bigger and bigger and bigger, it would become less and less efficient. And the integration costs would become almost insurmountable. For each person you're adding, you're getting fractional staff benefit. I actually have more trouble believing that earlier number up to alpha than the 900 from alpha to launch. A project that is in trouble can get really big in an effort to get it over the finish line. So with those two numbers, 212 people on average up to alpha and 900 from alpha to launch, we get a grand total cost of about $400 million. Ragazzi, avete appena sentito quello che ha detto? Questo è molto interessante, ovvero progetti molto molto grandi, specie quelli che, come Concord pare proprio che sia stato, sono nei guai e devono essere completati a qualunque costo, iniziano a diventare molto grandi per staff impiegato, molto in fretta, e questa cosa costa un'enormità. E però, qual è il problema? Che per ogni membro dello staff aggiunto, quando il team diventa così grande, per ogni membro dello staff aggiunto tu ottieni sempre meno beneficio per singolo lavoratore. Perché poi i costi di gestione dell'intera macchina, chiamiamola burocratica, di gestione del team, diventano così alti che
vuoi o non vuoi, stai spendendo sempre di più per ottenere in proporzione sempre meno beneficio. E lui dice, il che è molto importante, i conti sui soldi spesi dall'inizio, dalla creazione dello studio all'alfa del gioco, sono quasi meno plausibili di quelli dall'alfa al lancio con 900 persone impiegate. Perché per impiegare 900 persone, cosa che è già successa, progetti in difficoltà, gli si butta addosso soldi e persone per cercare di metterli a posto, arrivano ad avere questi improvvise impennate di costi così. È già più strano che li abbiano avuti prima. Quindi, se vogliamo, la cosa meno plausibile è la prima, la prima parte, non la seconda. Sì. Gestire 900 persone e farle rendere adeguatamente è un'impresa non da poco. È proprio questo il punto. Earn $2 million. So it's possible if we do it purely through staffing with just a fairly simple ramp. Let's see if we can make this more plausible by injecting a couple of other costs. So if we keep everything the same in terms of dates, keep our fully loaded staff month cost the same, but we inject three additional costs. First thing is there's that 2 years before Firewalk Studios was formed, bringing us okay. up to that. Ora sta separando un po' meglio time. I costi. If we put per capire 20, un po' meglio. $25 million into that cost bucket, so that would dal 2016 al 2018 la parte proprio embrionale 25 milioni proprio per iniziare. Be about 50 people working for those 2 years. 50 persone per 2 anni. Più o meno. Or some very high paid, more executive level people working on it for those 2 years, then that's $25 million we pull out of there. Additionally, once a project gets into, let's say, too big to fail, too important to fail, too necessary to fail, what can start to happen is that other costs from around the organization can kind of get pushed under the rug underneath the umbrella of this larger project. If you worked at Firewalk Studios on something that wasn't Concord, then there's a reasonable chance that your costs were being booked to Concord as well. If you worked within the Sony organization and you could tie yourself back to Concord through any means at all, then it might be possible for you to hide your costs inside of Concord, especially if the organization saw it as so important that it could do no wrong, it could spend as much as it wanted. It makes sense for you to hide as much of your costs in that bucket as you can so that you can continue working on the things you're working on. Typically, that's not going to be a huge amount of cost. You're not hiding hundreds of people. You're hiding ones or tens of people at most. So I'm only going to put that down at $6 million, but it is certainly something that does tend to happen. Once. Ok, questa è estremamente interessante, una cosa a cui non avevo minimamente pensato. E ci vuole uno come lui con l'esperienza con questo tipo di cose per farla notare. In sostanza, cosa sta dicendo? Se un progetto viene considerato dalla compagnia come estremamente importante, non sta andando bene, ma bisogna finirlo a tutti i costi, come abbiamo detto prima, gli tirano contro un sacco di soldi e un sacco di gente. E in pratica il messaggio è: non importa quanto costa, non importa come, questo qua lo dobbiamo finire assolutamente. Ok. Cosa succede però dentro la compagnia? Che qualcuno cerca di nascondere sotto il tappeto dei costi extra che, se poco poco riesci a farli passare sotto l'ombrello di Concord, praticamente sta intercettando una di quelle cose per cui la compagnia non li sta neanche a guardare i soldi. Magari sto esagerando, ok. Però, in sostanza, qualcuno ha nascosto dei costi che magari erano per altre cose, dentro gli studi di Sony, li ha nascosti dentro il budget di Concord. Perché? Perché c'era il via libera, perché c'era il no, lo dobbiamo finire, non importa quanto costa, lo dobbiamo portare a termine. E quindi via che passa un po' di roba, diciamo, sotto il tappeto. Costi aggiunti, qua dice lui sunk costs. Lui li mette a 6 milioni, che su i 400 non sono poi così tanti.
rimasto, diciamo, conservativo su questo. Però è una cosa da considerare. Questa io non la proprio non mi era neanche passato per la testa questa cosa qui. Ed è uno dei motivi per cui è bene sentire le cose da qualcuno che ha esperienza nel settore, diciamo, decennale. Things get sufficiently large, it makes sense for you to start to hide costs within that bucket. And then finally, something that is certainly plausible, it's definitely within the realm of possibility that Sony is applying the acquisition cost of Firewalk Studio to the cost of Concord. They bought Firewalk Studio for Concord more than anything else. There wasn't. Questa è un'altra cosa molto possibile, lui sta dicendo, stanno considerando il costo dell'acquisizione di Firewalk Studio all'interno del budget di Concord. Perché? Perché, lui dice, hanno comprato Firewalk Studio sostanzialmente per Concord. Ma, ok? Per quello che stavano facendo. Perché ci stavano lavorando anche prima dell'acquisizione. Ok? Really anything else coming along with it. Basically what Sony was getting with the Firewalk Studio acquisition was Concord and the people. It sì, would make con l'acquisizione prendi Concord e le persone, quindi ottieni il gioco e gente brava. Cost of the project that was supposed to be the future of Sony and make all of this money back super fast. Now, I don't know what Sony actually paid for Firewalk Studio. I'm using $100 million, which is certainly possible. It could be lower, it could be significantly higher, depending on sì, 100 how milioni di dollari non sappiamo se sono reali. Potrebbe essere di meno, ma anche di più. I wouldn't think that for a studio as young as Firewalk Studio, it would go much above $100 million. But given the importance that was being placed in this project, $100 million also does seem like a reasonable bottom end. Questa è però, secondo me, il punto centrale del discorso, perché tutto questo discorso vale, e lo state vedendo man mano che andiamo avanti a vedere il video, tutto questo discorso vale soltanto se veramente Concord era considerato un progetto assolutamente importante e importantissimo, su cui basare tantissimo. Sembra strano a noi giocatori considerando com'è andata a finire. E anche considerando che qualcuno, anche solo guardando 10 minuti del gioco, non gli viene in mente che, cioè, che possa essere un qualcosa su cui dici, ok, oh mio Dio, dobbiamo buttare tutte le nostre carte su questo. E vabbè. Però in realtà è quello che sta venendo fuori. Come vi ho detto prima, Colin Moriarty ha parlato di 400 milioni, ma soprattutto ha parlato del fatto che Sony ci puntava moltissimo su Concord, come la creazione di un nuovo franchise live service che dovesse essere onnicomprensivo, su cui lucrare per anni e anni, con tanti prodotti, tanti spin-off. Avete presente quelle cose da cui poi viene fuori una serie TV, il merchandise, degli spin-off e delle altre cose? Ecco. Lo so che sembra assurdo tutto questo, però è letteralmente quello che è stato detto più volte. Quindi. Già. But I'm not sure. So if we apply these three things, a 2016 to 2018 cost bucket, some amount of hidden costs, and adding the acquisition cost of Firewalk Studios into the costs of the overall project, then this lets us pull these numbers down quite significantly. It takes the average team size from 2018 to Alpha all the way down to 130. Which means we're probably peaking in the low 200s, which is a lot more plausible than something well above 300. And it takes that surge from alpha to launch from 900 down to 650, which is super duper within the realm of possibility. Now, one thing that is worth okay. thinking about is whether or not that fully loaded staff month makes sense once all that surge is going on, once you're drawing in devs from all across Sony and you're outsourcing like mad, does it still make sense to have as high of a fully loaded staff month cost as $15,000 a month? I think it does. Yeah, you're going to be bringing on some cheaper teams. You're going to be going to some of the cheaper outsourcing locations. But if you're going as big as this, you're also going to be bringing on some of the co-dev partners
within the outsourcing community, and they're not cheap. They're very expensive. They'll be actually usually above $15,000 a staff month to outsource with them. I think it makes sense to hold that $15,000 a staff month cost, even when we're huge, just because of inefficiencies and also because of high variability in the individual dev costs when we start going this big. I came into this exercise... Un'altra cosa da considerare è che se il team viene considerato così grande, con tutta probabilità, e questo è emerso anche da alcuni report, hanno utilizzato un sacco di outsourcing, cioè di gente esterna allo studio che ha aiutato per la realizzazione del gioco. Ora, qui è vero che ci sono delle realtà tipo in paesi in via di sviluppo, cose del genere, il famoso Vietnam in sostanza, dove ci sono delle aziende con cui puoi collaborare che in sostanza le persone lì costano meno. Ok, detta francamente, proprio brutale così come deve essere. Però attenzione che l'outsourcing non è mica per forza sempre con aziende in paesi in via di sviluppo con costi della vita molto più bassi e con paghe molto più basse. A volte è outsourcing di primo livello che costa un fracasso di soldi perché coinvolge alcune delle migliori persone che esistano nel mondo dello sviluppo dei videogiochi. Perché? Perché si mettono da quasi freelance a lavorare con chi glielo chiede, perché sono basati su una certa reputazione e in sostanza un'azienda sa che se si rivolge a una certa azienda che ha certe persone, ha delle persone estremamente competenti che gli risolveranno il problema. Bene, e queste persone qua però costano l'ira di Dio. Costano decisamente tanto per chiamarle. E di nuovo torna tutto al discorso che facevamo prima. Quanto Sony teneva questo progetto qua? Perché se ammettiamo che il progetto fosse veramente così importante, eccetera, eccetera, e allora è possibile che in tutto l'outsourcing che dai report che si leggono in giro pare abbiano ampiamente usato, è facile che una parte possa essere, diciamo, a basso costo, ma abbiano coinvolto anche, diciamo, sviluppatori di alto, altissimo profilo. Actually, initially thinking that it wasn't even remotely plausible that Concord cost $400 million. Lui si è avvicinato a questa cosa dicendo ok, 400 milioni sono assurdi e quindi ho cominciato a fare dei conti per fatti miei pensando che non fossero plausibili. But when I sat down and did the math, especially once you start applying in a few externalities for cost, yeah, it actually does start to look like that number makes a lot of sense. And we actually have other knobs that we could turn. We could turn that staff month cost up to $20,000 per staff month. Again, we're in Bellevue, Washington, so it's very expensive to have people there. Maybe Firewalk Studios bought a brand new building when they were founded, and that cost was integrated into the Concord costs. Maybe there were some other shenanigans involving licensing of IP that was in the process of being generated. There are potentially tens of millions of dollars from additional places that we could find in order to add on to the cost of this project. Di tutto quello che abbiamo detto, lui sta dicendo, attenzione perché ci sono anche delle altre cose che non abbiamo considerato. Magari il cost mensile per membro dello staff, che effettivamente questo l'avevo dovuto specificare, che dovrebbe essere in realtà non lo stipendio che paghi agli sviluppatori, ma il costo per il lavoro dello sviluppatore in toto, il che vuol dire il posto in cui dovrà andare a lavorare, quello che dovrà mangiare, quello di cui si dovrà servire, tutti i servizi a sua disposizione, tutti gli attrezzi a sua disposizione. E quindi se per esempio Sony ha deciso di realizzare un nuovo edificio, perché lo fa spesso per i team, l'ha fatto per Santa Monica, l'ha fatto per Housemark, quindi può darsi che l'abbia fatto anche per Firewalk Studio, di realizzargli il, diciamo, il palazzo nuovo per gli studi di sviluppo. E beh, questo è un costo che devi considerare, devi spalmare per singolo membro dello staff, e quindi magari potrebbe anche essere più alto del conto che ha fatto lui, e oltretutto siamo a Washington, che è notoriamente costosa, quindi si potrebbe arrivare anche più in là. Makes a lot of sense. Did Sony get its money worth? Obviously not. The game lasted 2 weeks. But you can start to see how a project that runs as long as this one did, with a team as big as it sounds like they had,
can start to get really expensive. One of the most expensive things a project can do when it's at full size is go late. If you already have 300 people on the team, then when you go late 1 month, when you have a $15,000 staff month cost, that's $4.5 million. So every month you go at that team size is costing you $4.5 million. If your team size is well above 300, if it's 500 or 600 or 700, then those costs go up even higher. It sounds like what happened with Concord is that there was a well-crafted story about the future of gaming, about live services being done in a different way, about integrated storytelling in live services. All of this is eerily familiar to me, which is something we will talk about at a future date. So did it cost $400 million? Di nuovo, questo sta dicendo tutte cose interessantissime. Io sto cercando di sintetizzarvi anche perché, vabbè che i sottotitoli fanno un po' cagare, però grosso modo si dovrebbe essere capito. Tutto questo se non conoscete l'inglese, se no avete sentito perfettamente. Quindi voglio restare breve. Di nuovo, quanto ci puntava Sony su questo progetto? Si vociferava di un gioco che doveva essere sostenuto per tanti anni, con tanti contenuti della storia integrati con il live service, che quindi aveva l'ambizione di essere anche qualcosa di diverso, che potesse interessare anche i giocatori single player, anche, diciamo, un'ulteriore fanbase che potesse essere creata grazie a questo gioco, che doveva essere una sorta di futuro alternativo del gaming live service. Tutte cose che abbiamo già sentito in realtà e che ci sembrano fortemente assurde per un gioco che non è riuscito a sopravvivere neanche 2 settimane. No? Perciò capisco che tutto questo suoni veramente assurdo. Ma se date per buona l'intenzione iniziale di Sony di realizzare il prossimo grande gioco, tutto risulterà un po' più plausibile. E come ha mostrato lui facendo un po' di conti grossolani, sia chiaro, non si va molto lontano dai 400 milioni di dollari se ci includete tutto. E ripeto, una cifra che anche a me sembrava completamente fuori di testa, ma ora che l'abbiamo sentita raccontata da lui, non la ritengo più tanto fuori di testa rispetto a prima. Già mi stavo dicendo, già dentro di me dicevo, sì, ma Colin Moriarty perché ha preso questa cosa per buona? E dopo l'ha anche ribadita dicendo, no, la mia fonte è sicura, ribadisco, mi ha detto esattamente questo. Sembrava veramente strano tutto questo e stiamo cominciando a capire che in realtà, se guardi bene, potrebbe essere... già. I'm not sure. I think we can make it plausible that it did. Certainly for a game with this relatively small scope, it's hard to see where all of that money went. It would have had to have been lost in iteration. It would have had to have been lost in inefficiencies due to team structure or massive team sizes. Like we just went through, I think you can make the math work, and it might represent reality. It's also possible that the sources that are providing this number are exaggerating or misinformed or are getting their math wrong in some other way. So I'm certainly a lot more willing to believe this number than I was before I started this exercise. I still don't know for sure that $400 million is the actual number. A special thanks to my members. They provide the resources that okay. This channel needs to keep running. E ora c'è, altra parentesi, ora fa l'elenco di Patreon, che abbassiamo un po' mentre li elenca, io li voglio sempre lasciare, vi ho anche sottolineato, vi ho anche mostrato il canale, iscrivetevi mi raccomando. Tra parentesi, io sono abbonato al suo Patreon perché credo che vada sostenuto Mark Darra in quello che sta facendo, ha un canale bellissimo, dice un sacco di cose interessanti ed è uno che queste cose le sa perché le ha vissute, ok? Perciò ascoltiamo molto volentieri quello che ha da dire e quindi se avete modo sostenetelo, almeno andategli a lasciare un'iscrizione al canale YouTube che se la merita assolutamente. Ora, mentre continuiamo a sentire lui, lui non ha assolutamente detto che quindi sì è costato 400 milioni di dollari. L'unica cosa che voleva dire con questo video è no, non è così impossibile. Potrebbe essere. Potrebbe davvero essere. Che
sia costato così tanto. Ok? È un po' il discorso. E questa è preoccupante. E adesso vi dico perché. Do you buy it? Do you think that Concord actually costs $400 million? Can you kind of follow the math in terms of how the project likely got there? My bet is that there are some big ticket items being tacked on to the price tag, pulling that $400 down to more like $275, $280 when you take those out, which is still really high, but I certainly think it's plausible. I certainly actually now think it's probable after going through this exercise. Let's talk about this down in the comments. I will see you again soon. Thank you. Oh, fantastico. Basta, lo adoro lui. Bene, ragazzi, ora datemi un secondino. Voglio parlarne con voi un attimo. Allora. Quello che abbiamo appena visto... Se prima ero convinto che fosse una cifra decisamente esagerata, ora sono molto più propenso a credere che sia una cifra più plausibile, questa qui, ok? Ma che cosa abbiamo detto durante tutto quanto il video? Secondo me dipende tutto da un fattore, ovvero capire quanto Sony stesse investendo su questa cosa qui. Cosa nella mente di Sony Concord doveva essere? Abbiamo sentito già da Colin Moriarty e dalla sua fonte che nella mente di Sony c'era di creare il proprio Star Wars personale, ovvero un franchise che fosse così ampio e così, diciamo, ricco da potersi permettere di fare un gioco con supporto molto 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 lungo, altri prodotti, magari spin-off, magari merchandise, insomma, è davvero una gallina dalle uova d'oro. Per capirci, praticamente hanno trattato Concord come se stessero creando un nuovo Fortnite. Se la mettete da questo punto di vista, no? Voi dite, ok, se stiamo creando una nuova cosa che deve avere questo impatto nel mondo dei videogiochi, allora, forse vale la pena. Vale la pena fare questo tipo di investimenti. E adesso la domanda è, e questa la bisogna lasciare aperta per forza perché nessuno di noi lo sa, come diavolo ha fatto Sony a non rendersi conto della realtà di questo gioco? Come ha fatto Sony a fallire in maniera così catastrofica in questo titolo qua, quando la stessa Sony è quella che ha saputo prendere certi team, valorizzarli a tal punto da trasformarli nella Naughty Dog, Santa Monica, Insomniac, eccetera eccetera, che conosciamo oggi, Guerrilla, no? Non erano così una volta questi team e ora invece sono così. Perché con Firewalk Studio questa cosa non ha funzionato? Ancora peggio con loro gioco. Perché ha fatto tutto questo investimento? Perché questa scommessa così alta su una cosa così fallimentare? E questa, ragazzi, è un qualcosa che non riesco a spiegarmi e quindi non credo che qualcuno abbia veramente la risposta in questo momento a questa domanda, ma spero tanto che arrivi un Jason Schreier a spiegarci davvero un giorno, per dire. Allora, fatemi recuperare un po' di commenti. Il problema non è quanto è costato, il problema è che Sony non ha idea di come valutare la qualità di certi giochi, il che è pure più grave. Sono perfettamente d'accordo, è quello il punto. Se dobbiamo credere a tutto quello che abbiamo appena sentito, è ancora peggio, se vogliamo. Di Ubisoft non lo so, ragazzi, è un momento critico, secondo me. È un momento molto difficile. Sì, lo so, anch'io lo penso. Se Ubisoft fallisce non sa compa nessuno, è troppo grande. L'hanno detto tanti analisti. Spartan X2, grazie mille delle 5 sub in regalo. Grazie, grazie, grazie di cuore. Grazie davvero. Sui gas stanno fallendo miseramente. Già, The Last of Us Multiplayer cancellato. Bungie è un pessimo investimento, per ora. Concord il più grande fallimento di tutti i tempi, nel campo almeno. Gli è andata bene solo per Helldivers 2, dove neanche credevano, infatti non hanno fatto neanche loro, e comunque ha perso gran parte dei giocatori in questo momento. E non ha una monetizzazione da live service così aggressiva. Si paga sempre, diciamo, sull'unghia.
Non è uno di quei free to play. Colpi anche il politicamente corretto con l'LGBT di over. Allora, questo è il classico esempio, no? Secondo voi, di tutto il discorso che abbiamo fatto, prendete tutto quello che abbiamo detto, tutto quello che ha detto Mark Darra e tutte le considerazioni che abbiamo fatto, nella scala da 1 a 10, quanto credete sia stata la colpa della cultura woke dentro Concord? Non zero, io non penso che sia zero. Non penso neanche sia uno o due. Ecco, forse tre. Forse tre. Su 10. Quindi, un gioco di merda con o senza woke? Esatto. Due? Ecco. Io credo che una persona onesta intellettualmente, per quanto odi la cultura woke presente, guarda questa cosa e dice: in quale scaletta la vuoi mettere? Cioè, no. Casomai su quanto brutti erano i personaggi, forse. Su questo tipo di scelte, ma vedete che, ecco, rimane uno shooter troppo semplificato, abbiamo mercato saturo di FPS, lanciare un gioco aveva almeno qualcosa in più. Sono perfettamente d'accordo. C'è la dittatura anche sul posto di lavoro, per quanto ne so. Ecco, allora, questa è un'altra cosa che però vi accenno e basta, perché questa è una di quelle cose che andrebbe approfondita e ci vogliono delle fonti qua. Qua servirebbero una lunga sequenza di sviluppatori che vengono da me, si fanno una lunga chiacchierata con me e mi dicono com'è il loro posto di lavoro, in sostanza. Quella che si chiama positività tossica, che sarebbe in sostanza: devi sempre dire che quello che sta facendo un'altra persona è comunque molto valido, altrimenti gli manchi di rispetto. Che è praticamente l'estremo opposto dei dirigenti Disney degli anni 90 che erano famosi per dirti: quello che tu stai facendo fa cagare, sei licenziato. No? Sono diciamo l'opposto di quello. Quindi questa è una di quelle cose che bisognerebbe avere più informazioni. Però abbiamo ascoltato Mark Darra, che se ne intende di questo tipo di cose. Lui non, come avete visto, lui ha fatto un esercizio sulla base della sua esperienza, ma lui non sa come sono andate le cose. Qui serve Jason Schreier. Qui serve un giornalista coi controcazzi che prende e, tramite le sue mille capacità, ascolta una marea di persone, di Firewalk Studio, di Sony, dei lavoratori esterni, si appunta per benino sul suo taccuino, magari digitale, che cosa è successo, e dopodiché ci fa un bell'articolone pesante su Bloomberg, uno di quelli da 8 pagine di articolo che te le leggi, come fece con Cyberpunk. Jason Schreier scrisse un articolo su CD Projekt Red e sul disastro di Cyberpunk che da solo mise a tacere mesi di troiate colossali che c'erano su internet, eccetera. Io sono stato mostruosamente felice che venisse fuori e l'ho ripreso, ci ho fatto uno speciale intero su quell'articolo di Jason Schreier, traducendovelo in italiano punto per punto, perché è una di quelle cose belle. E l'ennesima dimostrazione che ecco cosa servono i giornalisti. Capite? Questa è esattamente uno di quei momenti in cui servirebbe un giornalista con le palle che va a scoprire qual è la verità, che cosa è successo veramente. Quindi noi possiamo arrivare fino a qua, credo. E già è tanto. Fino a dopo che è uscito neanche sapevo fosse woke. Sinceramente mi fossi informato sul gioco, al contrario. Ma guarda, ci sono alcune... Secondo me sono più indizi, sai, che altro. E è stato un po' curioso la risposta della lead designer a quello che è stato fatto, detto, eccetera. Diciamo questo: quando vai a beccare le persone che lavoravano dentro Firewalk e ne becchi qualcuno e vai su Twitter e vedi che sono esattamente il tipo di persone che ti aspetti, lì ti viene il sospetto. Però resta un sospetto, non puoi averne la certezza. Soprattutto per un progetto del genere, soprattutto per un progetto che fallisce così male. Quindi, sì, è una storia veramente assurda.
Che Concord sia stato un mix di gameplay non accattivante, design di personaggi anonimi, in generale un feeling dal trailer che non dava mai certezza di cosa effettivamente poteva essere. Basti pensare al trailer dello State of Play con 15 minuti di cinematiche che ti dava... Oh, mi si è spenta una cam. È morta? Tra l'altro è proprio l'action cam brutta. Non dirmi che mi stai abbandonando. Si deve essere risentita per il fatto che ho tentato di sostituirla recentemente, fallendo. Secondo me sta cominciando a vendicarsi. Il fatto che praticamente fosse Overwatch fatto male, sì, esatto. Ho quasi l'impressione di essere un trailer di un film ispirato ai Guardiani della Galassia, che credo che fosse esattamente l'obiettivo, il che ti fa capire l'ispirazione di certe scelte. Ecco, Cyberpunk però è entrato comunque nella storia. Si sta continuando a spegnere questa cacchio di cam. Comunque, ragazzi, mannaggia. Sì, scusate. Sta continuando a morire. Vedete, questa qua mi sta abbandonando. C'è qualcosa che non va. Questi sono i poteri forti, sì, sono sicuro che siano loro. Manda il Detective Cross. Vero! Dobbiamo mandare il Detective Cross a Firewalk Studio. Voi ritenete che il Detective Cross dovrebbe fare un approfondimento su Concord? Sì. Bene. Sono felice di sentire che... No, su Sony, in generale proprio. Vedo che ti maledirebbe a vita, sì. Il detective può approfondire quello che vuole, è vero. Noi non abbiamo nessun diritto di dirgli che cosa dovrebbe fare. Sì, il termine woke è senza dubbio molto confuso. Ognuno con la sua interpretazione, assolutamente d'accordo. E per me Concord non lo è stato. Infatti potrebbe tranquillamente non esserlo. Magari si scopre la realtà, la vera esperienza e il mistero dietro il fallimento. Ti immagini? Per meglio come si sia arrivati a Concord. No, vabbè, qui serve Jason Schreier. O un giornalista simile che fa questo tipo di... scomparsi 400 milioni. Già. Va bene, ragazzi, allora. È arrivato il momento. Sapete di cosa, no? Che ore sono? È pure tardi. A prescindere da Walk, perché copiare un gioco già di suo semi-morto nonostante sia un buon gioco, Overwatch? Perché è passato troppo tempo. Decisamente troppo tempo. Vieni, mammi, anche. Assolutamente. Babam! Eccoci. Ok, siamo tornati su Astrobot, ragazzi. E abbiamo tritato un bel po', nell'ultimo periodo. Come ben potete vedere, siamo al terzo mondo, quello gigante, e abbiamo tritato abbastanza roba. Adesso abbiamo questi due livelli difficili da fare, direi di cominciare subito da questi perché saranno rognosi. Quando ti rasi a zero i capelli li vendi su eBay? Quando raggiungerò le 25.000 sub. Perfetto, direi che ci siamo. Io se un giorno mi tatuo la prima mente ti mando la foto. Perfetto, vai, la rilancerò con tanto amore. Perché sento che questa cosa... mi farà un tantinello penare. Perché sta esattamente succedendo. Merda. Che cazzo? Non so come ho fatto a sopravvivere. Maledetti. Quanto sclerato in questo livello? Ah, ok, bene. Allora, merda. Merda per me. Vabbè, questo non è così difficile, tutto sommato. Mi sono impanicato inutilmente prima.
Cacchio. Vabbè, non c'è fretta. Merda. Ok, non avevo idea di come fosse. Scusate, sono un tantinello impegnato nel delirio. Allora, ok. Cacchio. Vabbè, dai, guarda. Troppo è andata. Molto derivativa e divertente, fatto davvero bene. Assolutamente, sottoscrivo ogni parola. Ma la fai quella cosa e muovi la testa e fa vorticare i capelli per poter ascoltare quello che dici, che è topperia? È un po' scomodo fare quello che dici, ovvero headbanging con le cuffie e davanti a una scrivania. Ma comunque era figo il livello. Sì, e oltretutto meno ostico di quanto immaginassi. Mo ultime parole famose, perché mo ne devo fare un altro. Merda. questo livello era un po' più Sonic, però neanche lontanamente così veloce. A me non piace Sonic, è troppo veloce. Oh cacchio, ok. Ok, aspetta. Ah, va bene, ok, ho capito. Beh. No, aspetta, era questo quello dove ho sclerato? Ah, ok, bene. Merda! Ok. Sì, vedo che sì. Questa cosa la odio abbastanza. Nel senso, è molto bella a vedersi, ma fa bestemmiare un sacco. Ma ti pigliasse un accidente, brutta merda di rana tiramissili. Come cavolo la... distruggo quella a proposito. Questo potrebbe essere un serio problema in realtà. Ok, bene. Oh cacchio. Ciaone. Ma ti pare? Va bene, ok. Ok, questa è tosta, ragazzi, eh? Non si sa come ho fatto. Ok, fermi tutti. Ok, allora facciamo così. Proviamo a fare così. No, non devo. No, ma come? Non l'ho toccato, dai. Ma vaffanculo. E piasse un accidente. Oh no. Vabbè, niente. L'hai toccato, l'hai visto benissimo? A me non sembrava. Vabbè, una cosa è sicura, gli devo stare più lontano.
Oh no! No. Ignoranza, solo avete di giocare questo livello. Sì, è un po' stronzo, sì. Sai che è? Mi sa che è meglio fare tipo così. No! Mannaggia a me! È proprio all'ultimo, eh? Quanto la odio! Quanto la odio questa rana di merda! Sì, è vero che è bello questo livello, però è anche bastardo forte. Da vedersi è proprio bellissimo, non c'è che dire. Che palle! Perché devi pensare a... devi pensare a... quello, a schivare quello, al terreno e ai missili a ricerca della rana, tutto quanto nello stesso momento. Che palle. Vedi? Cazzo di palle! Niente. Oh merda, aspetta. Ok, no, ok, che ci sta. No, però no. Oh, niente! Non sto più riuscendo a superare questa parte. Come cazzo faccio con sti missili de merda? No, ma che ricci di mare, sono delle palle metalliche violentissime. Proviamo a fare un'altra cosa, va. Aspetta, Niente, niente da fare. Come cazzo li evito così? Ma tra l'altro prima li ho evitati e questa è la bella cosa, cioè... Ma vaffanculo. Caputtana. Oh no. No, 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 no. No, non sono andato arrivato abbastanza veloce. Vaffanculo. No, devo andare velocissimo. Che se no non ce la farò mai. Qui no, magari, però... Però anche qui forse posso anche fare tipo così. E se lancio l'acqua tipo in lontananza, posso anche... vabbè, ma... Cioè, dai! Ma come cazzo è? Io guarda...
fa venire un nervoso sta rana di merda. Non so come cazzo fare a evitarla. Cioè, oh, ma è una cosa, eh? Proprio una simpatia. Dai, dai, vaffanculo! E dai, su, madonna! Arriviamo dritti, va. No. The Big A, grazie mille della sub. Grazie di cuore. No, no, no! Ah! Cazzo! Ho preso male il tempo di quella cosa. Ma un'altra volta questo. Madonna, bisogna rifarlo tutte le volte. Ok, l'unica è così in pratica. No, Dio di puttana, no! No! Testa di cazzo! Maledetto! Ho fatto 1000 giri per cercare di evitarlo, mi ha preso all'ultimo secondo. Figlio di puttana. Calma, no, 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 no! Line bot, madonna mia, guarda, Moni, ci avevi ragione, sto livello fa bestemmiare, che è una cosa finta, oh. Ma vaffanculo. No, 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 ti prego. Ok, calma. Ma no, perché pure là non sono sicuro per niente di me stesso, nel senso... Cazzo... Oh merda, ok. Immagini cascavo all'ultimo. Vaffanculo. Livello di merda. Wow, sono felicissimo di essermelo levato di torno. Che due palle. Ok, via. Stai veramente stronzi qui, non c'è che dire. Sì. Bene. Dai, adesso dovrebbe essere decisamente più facile. Allora, un poco loco. Ok. Oh, però ci sono i due pezzi del puzzle che sono lontani in realtà. Ah, cacchio. Ok. Ah, quello con la palla. Oddio, è bellissima. È bellissimo questo. Thank you.
Qui devi usare il controller. E devi saltare e usare il controller. Proprio per girare. Ah, giusto, ok. Aspetta però. Ah, il diavolo. Era quello che c'era già. Oh, cacchio, aspetta. Wow. Ok. Oh, cacchio. Oh, no. Oh, no, ragazzi, qui mi sa che... No, 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 no. Prendilo, prendilo. Ah! Ah, si può andare indietro, ok. Oh, grande, ok, 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 ok. No, pensavo che fosse tutta un'unica caduta. Ok, scusate. Oh, ciao. Sì, sì, vai di Astrobot, assolutamente. Aspetta, però. Ah, vabbè. No, questo non serve a niente. Però le monete mi servono lo stesso. Questo è abbastanza rilassante. Abbastanza rilassante. Ok. Ma qui i bot li ho presi tutti. È meraviglioso, eh. Assolutamente. Ok. Ah, ok, ecco di qua. Oh no. Aspetta. Ok. L'ho preso? No, vabbè. Andiamo piano che mi manca un pezzo di puzzle qua. Guarda che si può anche andare piano, eh. Io la prima volta l'ho fatta a una velocità spaventosa nella convinzione che non si potesse guidare solo lateralmente, invece no. Wow, 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 wow. Bam. Aspetta però. Me ne manca uno. No, ma come? Ehi, 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 ehi. Devo ricominciare. Dove cavolo era? Dove minchia è? No, sul serio, dov'è? Dove cavolo sta? Niente, bisogna rivedere tutta l'animazione. L'altro pezzo di puzzle è tra gli alberi? Prima e l'ultima dice... Ah, ok. Lo dico sempre, non prendere l'uccello su AliExpress. Ira, questa frase potrebbe essere interpretata in molteplici modi, sappilo. Quando sentate paletti prima dice... può darsi lì. Sì, è vero. Va bene. Ok. Però la neve. Ok, d'accordo. Allora possiamo andare belli lisci. Di andare mega veloci adesso. No, questo, allora, questo livello è tanto caruccio, però diciamo per i miei gusti è un tipo di livello da, diciamo, da fare una volta, non so se mi spiego, e non più di una volta. Bye.
Oh, oh. Hey. Ok. La musichetta sì, no, è simpatica, è caruccia, è tenera. Però, diciamo, da ascoltare una volta e non più di una. Oui. Ok. Ok, calma. Allora, sicuramente qui non è. Oh, aspetta. Fermi tutti. Ah, va. Ok, perfetto. Scusate, La musichetta è tenera caruccia, ma stava cominciando a farmi diventare scemo. Ok, bene. Ce l'abbiamo fatta. No, scusa, grazie a Dio il volatile, perché sennò non ci sarei mai arrivato. Allora. Adesso vediamo un po'. Yes, mi metti i cosmi, tutti fatti. Perfetto. Manca l'ultimo, ragazzi. Ci siamo. Cacchio, qua ne ho terminato soltanto uno. Oh no. Ho paura. Oh oh. Mancano 30 bot. Minchia. Sono tanti, eh. Sono mica pochi. Merda, di nuovo. Abbiamo cominciato molto bene. Mi sa che questi sono i più tosti. Merda. Beh, dai, è andata bene. Non si sa come ho fatto. Bene. Ci ho messo meno tempo a fare questo che quello di prima. Cominciamo a tritare i livelli, va. Allora, manca un bot e un... Aspetta, un punto. Uno del puzzle è. Aspetta un attimo. Non sarà mica qua. Beccato. Infatti era proprio all'inizio, inizio, inizio. Ok. Ah, perfetto. Grazie. Il guaio sono le ultime due delle X. Ah, bene. Scusate, allora, il bot è veramente lontanissimo, quindi... Allora... Dovrebbe essere verso la fine del livello, perciò io direi di andare belli spediti.
Bam. Oh, aspetta, il pappagallo. No. Sono scordato il pappagallo, ho cominciato a menare tutti senza guardarlo minimamente. Via. Chi se ne frega, via tutto. Via, 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 via. Dov'era a proposito? Non l'ho neanche visto. Eccolo lì, ok, ok, ok. Sì. Vieni, volatile. Ogni tanto inutile, però in realtà utilissimo moltissime altre volte. Ok. La Monica si è essere passata. Vai. Ma chi se ne frega, via, nelle palle. Oh no, 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 non si sa come ho fatto. Troppo, vabbè, niente, ho preteso troppo. Ok, così. Oh no. No, bastardo! Ne era rimasto uno. Dai, che odio. Che palle. Bene. Quanto è bella sta cosa. No, questo, ok. No, cacchio. Scusate. Ho voluto anticipare troppo. Dai. Ma lassù ci sono già andato, ok. Va a cagare.
Ah, bellissimo. Aspetta, aspetta, aspetta. Dov'è? Che cosa? Che è successo? Oh, non me ne sono neanche accorto. Che cazzo è? No, 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 cacchio. Vabbè. No, non lo so che cazzo è successo. Non ne ho idea. Stavo guardando altrove. Non lo so proprio. Grazie. Ah, queste! Ok, sono un cretino. Allora, calma. Ava! E questo mo? Come dovrei... Aspetta. Fammi provare una cosa. No, ok. Beh, ok, aspetta, aspetta, aspetta. Magari di qua. Infatti... Perfetto. Yeah. Ho preso tutto. Ciaone. Bene. Questo... Oh, allora, ho preso tutti i bot, ma nessun punto... Ma nessun pezzo del puzzle e... mi manca pure lo sbirulo. Minchia. Assurda. Assurda sta cosa. Cosa? Dove? Dove? Ma che, sei serio? Ok, cioè, senza il volatile non penso che l'avrei mai potuto scoprire. Cioè, sarebbe stato il delirio scoprirlo, mi sa. Oh, salve, simpaticone. Oh, dai. Allora, vediamo. Anche mia ex moglie ha detto ho preso tutto, ciaone. Ma come? Ok, cacchio, cacchio, cacchio. Bauhaus, grazie mille della sub. The Big Egg, anche a te, grazie. Che mi sa che ti avevo già ringraziato. Oh, cacchietto, cacchietto, cacchietto. Ok. Diciamo, lo ignoriamo questo. Madonna mia. Allora, aspetta, no, di là ci sono già andato. Non voglio perdere eccessivo tempo. Ok. Ah, vedo che avete della simpatia. Che cosa cavolo? No, 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 aspetta, non può essere, non può essere.
Ecco appunto. Aspetta, l'ho sentito, l'ho sentito. Che c'è, che c'è? Ah, fantastico, bene, si spostano, non me ne ero accorto. Perfetto. Bene. E siamo... Ok, a quello. D'accordo. Adesso dimmi che riesco a trovare l'ultimo pezzo prima di... No, perché sennò veramente è una cosa di un fastidio infinito. Maledetto. È troppo bello togliere la neve dagli alberi, dà veramente una fantastica sensazione. Via. Ah, qui mi ricordo che mi fece penare un attimino. No, vabbè, in realtà manco tanto. Devo dire perfetto, ho preso il tempo perfettamente. Ok. Ah, ecco, aspetta. L'ho tirato troppo tardi. Grazie. Ora ricompaiono questi. Mo' di nuovo questi. E dai. Mi ricordo che già la prima volta l'ho rifatto un po' di volte sto quadro di merda. Ecco, appunto. Fondato che è una bellezza, perfetto. Oh cacchio, 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 cacchio. Spero di non stare andando troppo veloce, sto saltando delle cose magari. No, pare di no. No, ma ha preso quello. Merda. Sì, il mio i coglioni, scusate, i conigli, i salterini sono il mio tallone da killer. Sì. Adesso aspetta, che gli altri lì. Aspetta, ma li porto qua giù. Anzi, no. Invece no. Ok. Senti, ma c'è qualcosa qui? No, lassù ci sono già andato, ne sono quasi certo. E anche qua sotto, perfetto.
Ma dai, vaffanculo! Dai, andiamo, su! Non fate perdere tempo. Queste cazzate. Lassù ci sono già andato. Oh, aspetta, è qui. Ok. Calma, calma. No, 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 no. Ah! Allora, aspetta, mi sa che lo posso vedere già da qua. Quindi se prendo il tempo giusto dovrei riuscire a levarmelo di torno e prenderlo abbastanza velocemente. Yes. Ora però c'è un piccolo problema. Manca comunque una cosa che non so minimamente dove sia. Aspetta. Non me li aspettavo. Bam! Yeah! Vabbè, ce l'ho fatta lo stesso. Guarda il lavoro. Felice di farti passare del tempo. Ok. Bene, ragazzi. Ora abbiamo. Qua mi sa che sono tutti. Ah, qui manca un bot e un pezzo del puzzle. Anzi, aspetta, no, scusate. Scusate un attimo, mi sono reso conto di una cosa. Mi sono appena reso conto di una cosa, scusate, ragazzi. Allora, tanto di soldi non ne ho molti, quindi lo voglio fare verso la fine. Tutto quello che manca per le macchine gacha. Allora, gente. Io direi che ci possiamo fermare qui con questo episodio extra. Continueremo, se Dio vuole, la prossima puntata, forse finiamo. Non ne sono sicuro, perché può darsi che ce ne siano alcuni molto difficili verso la fine, un paio di cose nascoste. Però vabbè, vediamo come va, d'accordo? Quindi, per oggi è tutto. Grazie a tutti per essere stati in live, grazie come sempre del supporto. Mi raccomando, seguitemi qui su Twitch se ancora non l'avete fatto, pigiate quel bel cuoricino, abbonatevi con Twitch Prime se ne avete la possibilità, che aiuta davvero tantissimo il canale. Seguitemi anche sui social come Instagram, Telegram e TikTok, dove c'è la community. Supportate il canale tramite i vari link affiliati come Amazon, Instant Gaming, tramite il Patreon. Iscrivetevi anche ai miei due canali YouTube, trovate tutti i link qui sotto tramite il bot in chat. D'accordo, gente? A presto!